Bella B. Bella G. Oggi ci sfidiamo su 18 buche divise in 6 mini sfide, 3 buche alla volta. Ogni mini sfida avrà un tema che io definirei allenante. Allenante. Quindi un pochino tutti gli allenamenti che abbiamo fatto nella nostra storia golfistica riportati in sfida. Ci sta. Ci staissimo. Le prime 3 buche avranno come tema il poter giocare solo colpi a 3/4 di swing. No full swing. No full swing, vietato tirare colpi pieni. Questo va ad affinare un po' quello che è proprio il polpastrello, il controllo della velocità del bastone, mezzi colpi, 3/4 colpi, pancettini, ritmo e cose simili. E anche molta strategia, direi. Molta strategia, perché a quel punto dovrà cambiare. Ci sfideremo sulle buche 1, 2, 3 del golf Le Rovedine. Ah, quindi cominciamo. Buca 1, Golf Club Le Rovedine, è una buca dogleg a sinistra e di solito Benny tira, mi sembra, il ferro 5. Ferro 5 da qua. Per fare un colpetto mezzo invece tira un legno 5. Legnetto 5, mezzo colpo e sono caduto nel tranello che mi capita di solito quando faccio il mezzo colpo, ovvero non mi si chiude abbastanza la palla. È andata a destra verso quel bunker. Il problema è che mi sa che l'ha volato, perché ti è partito decisamente forte. Questo classico di quando uno decide va, faccio il colpetto piano e poi fa un chilometro. Fa un chilometro e oltretutto dritta senza neanche effetti. Ma potrei giocare così normalmente? No. Gigi invece solitamente parti con ferro 6 a fare il pelo a queste piante. Oggi invece ferretto 3 d'appoggio. Oh, indro! Indro! Penny. E anche per te palla perfetta, fin troppo lunga. Ah, la mia forse si è fermata e ho fatto draw. Fantastico. Fai che forse ho capito come si fa draw, devo tirare più piano. Cioè, senza vena chiusa, magari, sono anche un drawatore. Ma la palla l'hai anche presa in centro al bastone, tanta tanta roba. Suonava bene, sounds good. No, vabbè, hai preso la misura, ma fammi vedere e fai vedere a tutti dove cavolo si è fermata senza un senso. Sono andato un tantinello lungo, ho quasi preso l'acqua della buca 2, però la palla... Sei sulla discesa qui. Ha tirato l'ABS sul discesone e ho questo colpo con traliccio davanti, 123 metri. Ti direi che io da qui tirerei una vangatona con un ferro 9 a girare per aria, ma non si può, ferretto 6. Ah, è vero! Qui la strategia cambia di brutto, perché al posto di un ferro 9, un pitch per aria forte con un po' di fade, a Benny tocca una roba strana con un ferro 6. È andata dritta verso l'out, ma torna. Torna col fadeino, torna col fadeino. Torna vicino alla siepe, torna. Mamma mia! Il fatto di non poter dare tanta velocità al bastone, non potermi sganciare forte con un ferro corto, ti direi che questo colpo qua mi ha messo un po' più di difficoltà di quelle che avrei avuto normalmente. C'era anche il pubblico. C'era anche il pubblico che passava. Difficile. Ma tu non sei messo tanto meglio. Perché non sei messo tanto meglio? Perché devi tirare un ferretto 8 da una posizione dove solitamente giochi un 52 gradi, sì. Con un po' di raffettino lì davanti alla palla. Ma che... se mi parte bassa c'è un bunker davanti. Esatto, sei proprio la classica condizione da flyer. Sì, qui il quindi rischio... Fermare la palla sarà difficile. Però qua bisogna vedere adesso la manina. Molto bello. Molto, Benny, molto... Fermala, fermala! Bello... Vabbè, che cosa. Sei fermata. Vabbè, sei fermata. No, vabbè. Sei riuscita a farla alzare e farla fermare comunque nonostante il colpettino morbido. Io quasi fermerei tutto e vado a praticare questi colpi e basta. Da oggi in poi gioco solo così. Altro che vena chiusa. Divento Gigi il morbidello, che tra l'altro mi viene anche bene. Vabbè, Gigi, 60 gradi, faccia aperta, full swing. Non full swing. Puoi fare tutto. Chiaramente sul gioco corto si può fare colpi normali, ma da gioco corto, non da full swing. Quindi ci vuole un 60 di quelli che sai fare tu, quelli un po' a mezzo servizio, così morbidelli.
o addirittura vai di 56. Vado di 56, già che non posso dargli forte, uso un pochino il loft del bastone che mi aiuti a spingere un po' la palla. Morbidino lì. E via. Attenzione, attenzione, ma questo metto pressione. Mamma mia che colpo, però sta ancora a te, sta ancora a te. Abby, tocca ancora a tocca te. Tocca ancora a me, ma che colpo. E io lo rimarco fatto, perché non so quando mi ricapiterà, tra là, due colpetti morbidi così. Ma che colpo hai fatto da là? È un signor colpo, ogni tanto escono anche a me. Siamo matti. Ok, pat per il par. Contro praticamente un quasi pat per il birdie. Mamma mia come mi gufa questo. Mamma mia. E Malli. Mamma mia, vabbè. Bravo B. Ci sta. Non basta. Ma era bello. Mi fa anche tanto non basta, come per dire che questa è praticamente data. Beh, da allora. Ah, visto, sei un gufo e sai perfettamente che questi sono i pat che soffro di più in assoluto. No, no, è vero, è vero. Ti ho visto sbagliare un pat, era il 71, quando l'hai sbagliato sul bordo sinistro. E voilà, birdie alla 1 e come dice il detto, wow, birdie alla 1, merdi tutto il resto. Una teggi, grandissimo birdie. Bella lì. Allora, una buca, 164 metri all'asta, l'asta è corta, quindi è anche piuttosto vicina all'acqua, ok? E quindi di nuovo quindi per me... Quindi ferro 6? Sarebbe tra il 7 e il 6 e invece tiro un 3 di nuovo per fare un mezzo colpo. Il problema qui è, uno, c'ho un po' paura dell'acqua, due, ho paura che non stia in aria, quindi ho messo il tee un po' più alto. Oh, così? Sì. Da come mi hai messo la palla in asta prima, non ho più nulla da dire. Il rischio è controllare la distanza, che c'è acqua davanti ma anche acqua dietro. Che morbidone! Appena a sinistra! Battivola senza nessun effetto. Scivola appena questa lunga. È una bomba, però. Fondo del green sul lato sinistro, flirtato col bunker, però finché è di là dall'acqua. Tanta roba, andiamo. Qui ti gioco un approccio col legno 5. Guarda un po'. Ah, così proprio? A mezzo colpo? A mezzo colpo, faccia appena aperta, farla rientrare in fade. Ah, mi sa che ha preso spondina bunker bunker. Il farla rientrare in fade e il Benny vanno in due direzioni opposte, quindi non mi ha fatto fade, è rimasta dritta verso lo spondo bunker, era anche un bel colpo, avevo centrato la forza. Ma no, si gioca dal bunker. Gigi. Bella fondo B. Green, sì. Flirtato con l'acqua dietro, altro che quella davanti. Però vabbè, ma... dove sei tu è peggio e sarà divertente. Voglio vedere un po' come te la cavi. Mamma comunque mia. Qui è il mio. Approccetto a correre. Ti direi quasi scuzzo qui. È un semiscuzzo. Attenzione, semiscuzzo. Semiscuzzo. Cerco di sfruttare un po' quella pendenzina destra-sinistra. La definizione di semiscuzzo è faccio uno scuzzo ma in realtà non è uno scuzzo. Eccolo, schiacciatel. Mamma mia, ma... sta sfida qua la vedo veramente difficile. Dai, che è rimasta appena, guarda, mamma mia, appena corta. Però prendo, no, anche perché, no, venite a vedere dove sta Benny, perché non ha un senso. Cioè, sei riuscito ad infilarti sotto sponda perché il rastrello ti ha fermato sì. La palla. E la palla resta anche lì spostando il rastrello, quindi interessante. Grazie rastrello per avermi lasciato la palla in questa posizione Z meno meno. Divertente. Mi sei in discesa. Mamma mia, che colpaccio. E ricordati che non puoi fare full swing. Non posso fare full swing. Okay. Quindi devi comunque farlo morbido. Tiro una randellata. Auguri, B. Qua mi prendo il ginocchio, lo sai. No, ho trovato il duro. C'era il guarda, durello. Guarda il duro. C'era sotto un sasso. Sì. Ti ha fatto rimbalzare letteralmente il bastone. Lì l'ho preso. Mannaggia lui. B.
G. Rimbalzato un bel po', è andato decisamente lungo. Quindi adesso tu hai un approccio e putt da qui per tirare fuori ancora un boghino. E io invece ho il putt per vincere, a meno che tu non mi imbuchi da qua. Mi piace come ragioni. Ti ho messo un po' di pepe. Ah, doveva ribalzare appena oltre. Però dai, non male, nonostante abbia toccato l'avangreen al posto che il green direttamente. È che non sapevo come fare full swing da qua, quindi ero un po' amareggiato. È strana sta cosa però, fa andare un po' fuori swing, nel senso un po' fuori ritmo. Fuori ritmo, esatto. No. Perché ti manca il pestone, non ti sei non scaricato. Non mi sono rilassato, però ho scaricato la parola giusta, sono toccato contratto. Però d'altra parte la botta sul sasso l'ho sentita forte. E ci siamo. Se Benny imbuca, io devo imbucare per vincere, due putt per pareggiare. Se Benny imbuca, chiaramente... Sì. Mannaggetta, mi è rimasta un po' in discesa, che ascolta, però non è male, così posso fare meno swing. Così la puoi tirare piano? La posso tirare ancora più piano, che io già la tiro pianissimo. Forse... Se mi chiedessi tutti gli approcci tirati da là, li vorresti lasciare così con questo putt in discesa? Ti direi sì, tutta la vita. E via di gran facilità, lascia scorrere, gran par. Ma due dai, a te. Attenzione, ci piace, andiamo sulla prossima. Che adesso voglio vedere, è quella lunga e dobbiamo tirare piano. Il drive piano. Prevedo disastri. Gigi Annozzale on the tee. B, sai leader che... Leader by two. Benny, sto seriamente pensando che se devo fare un mezzo colpo, il drive non è il bastone ideale. Io... Cosa? Cioè, mi disconosci come amico se ti dico che io prendo il legno 3? Sai che il tuo ragionamento effettivamente è sensato. Ho bisogno di più loft perché tiro più piano e il drive ho paura che veramente mi faccia... Cioè, non arrivo al fairway. Fermi lì, legno 3. Legno 3 con cappuccio B2G, perché è questo veramente che fa la differenza. E grazie. E quindi T un po' più basso, ma non bassissimo. Questa cosa del T alto e mezzo swing mi sta piacendo di brutto, perché faccio scivolare un po' il bastone. Niente, hai trovato un modo di tirare in draw fortissimo con metà della fatica. Va bene, allora. Praticamente perderò tutte le sfide da qui in avanti. Legno 3. Let's go. Questo è il suo colpo. Morbidellina, no! Ci passa sotto. Questa è una schifezza colossale. Però nella schifezza in realtà ho fatto una paloma, l'ho colpita su questo punto. Decisamente dove, non in centro. Dove gli ingegneri Titrest hanno detto no, tanto lì non la prende nessuno. È impossibile, quindi quasi non ci volevano mettere un pezzo di bastone. E però nel saltare sono riuscito piante, a saltare dimmi... le piante e quindi sono, non dico proprio in centro pista, ma almeno in pista della buca di fianco. Quindi tutto sommato butta via. Tu mantieni il drive. Io mantengo il drive per due motivi. Primo, perché visto come è andato il tuo, paura di mancare la palla. Beh, il drive è più grande, quindi effettivamente ha un senso. Magari la piglio. Ma la seconda cosa è che tra i miei errori c'è proprio il fatto che quando tiro il drive e mi viene un po' di paura di tirare, freno tantissimo e mi partono un po' le mani, quindi faccio gancio secco. Quindi è un colpo, il drive un po' morbido, che ogni tanto pratico proprio per ritrovare il ritmo. Non vale se è avvantaggiato. Io non ho mai tirato piano un legno. Della sonda tra super forte o di più. Esatto. Gigi, quanto tiri quel drive da 1 a 10? 1000. Il problema è che anche l'allenamento me ne parte bene 1 su 3, quindi apposta stiamo. Vabbè, dai, vediamo se è quell'1 su 3 oppure anche no. Qua. Compatto, ritmo. Compatto, mi dice. Ed è più lunga, ma più o meno dove sono io. Allora, avevi paura di andare a sinistra con la faccia chiusa? Direi presa, che hai risolto il problema. L'ho presa in centro, gancio faccia non aperta. Ho fatto, tutto il resto
va bene. Sai che la sensazione è tipo non avere il mio superpotere. Quello di poter tirare forte soprattutto. Sì, mi sento depauperato del mio superpotere. Perché di solito io non ho problemi, qualunque cosa, io volo quasi tutto, mi vola talmente alta la palla con qualunque bastone che non ho problemi. Tirando piano, effettivamente. Tirando piano, ho tanta paura di prenderlo e non sono capace a tirare così basso. Sai che secondo me ci passi sopra lo stesso? Ah, tu dici? Cioè, secondo te è tipo un ferretto 9. No, ce la faccio. Un ottino tranquillo, morbido alla Gigi. Ci no, no, ottino è già troppo chiuso, paura. 9, dai, va bene, va bene. 9 sopra. Metto qua bello, bello, basso, basso, così si vede meglio l'angolo di lancio del tuo ferretto. No, non essendo, cioè, non facendo mai colpi piano, non ho assolutamente l'idea. No, secondo me invece agilissima ci passa. Beh, agile, ma non agilissimo, effettivamente. Ho fatto ragione. Allora, ho fatto un colpaccio perché era una mezza flappa, però in realtà sono riuscito a farla volare e se l'avessi colpita, in realtà mi sa che sarei andato in raff dietro, quindi la flappa è arrivata anche così, con un po' di fattore C, questo competenza. Flappa controllata. Vedi che era C? Allora, intanto praticamente siamo quasi all'altezza di dove sono io col secondo colpo. Perché a te il drive ha volato, il mio legno 3 era una paloma che sembrava un pitch. E cosa mi fai? Gol qui davanti? Allora, se potessi tirare a piena forza ti direi che tutti e due i colpi, sopra o sotto, li giocherei molto più tranquilli. Anche sopra? Anche sopra. Sì, ci sta. Non fai tanta strada, ma... Il tirare sotto... Non dandogli abbastanza velocità, ho paura che la palla non abbia abbastanza portanza e non riesca a planare al di là della pianta. Però io mi trovo sempre a mio agio tirando sotto. Morbidello a schivare quel pinettino lì. A schivarlo. L'hai spizzato. Non ci credo. Definizione di schivare qualcosa, non prenderla sul lato per sei riuscito a schivarlo e in realtà ti ha aiutato perché ma tipo capocciata l'ha toccata lato, ha fatto gear effect, la palla ha iniziato a girare a destra e mi ha preso il fade per arrivare perfetto in centropista. Cioè un colpo perfetto. Ma perché tu non li calcoli queste cose qua? Non so. Faccio, ma sì, dai, sì, ma calcoliamole. Bene Gigi, 184 metri. Sì. Sarebbe un ferro 4 morbido barra ferro 5 tirato, giusto? Sì, esatto, legno 3. Legno 3 direi, che bastone sì. Giusto da tirare. Legno 3, e devo tirare un morbidone, là sta in fondo a destra del green, devo cercare di pigliare l'inizio del green per giocarmi sull'approccio. Giocare con uno swing molto morbido, molto al di sotto delle proprie velocità, con bastoni molto lunghi, è difficile, bisogna impattare bene la palla e controllare tanto il colpo al punto che ma si chiude a sinistra, ma no, ma non si è mai visto, dai. Oh, l'unica volta nella mia vita, nella storia mia golfistica, 30 e passa anni di golf in cui non avrei voluto vedere un draw. Comunque boh, secondo me tipo bunker a sinistra, se vuoi ti metto un sasso sotto la palla come il mio primo. Allora, io a 184, tu a 114, nei primi due colpi mi hai dato 70 metri. Adesso quindi tu avresti teoricamente un piccettino per te, giusto? Da qua, piccia appena a sinistra dell'asta, colpo quasi facile, ferro 6. Mamma mia. Ferro 6 e te la gioco a cercare di sfruttare la forma del green. Una specie di pancettino basso in fade piano che ruzzola. Colpo che non so fare. Mi piace perché più il gioco diventa difficile, ok, perché stiamo provando a fare swing che di solito non facciamo, e più ci viene di cercare colpi difficili. Questa è una cosa che ho visto fare tantissimo, anche proprio a giocatori, diciamo, non in condizioni di cose strane. Bellissimo. Guardala. Bellissimo. Guardala. Rotola, 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 rotola. Dai un po' di più che era fantastica. Appena corta all'asta, ma perfetta. Ho disegnato la buca perfetta. Bravo, Bi. So fare fade. No, la cosa che mi ha stupito è che, allora,
come dicevo, a volte è palesemente un incastro mentale quello di ma tira un colpo normalissimo, ma la realtà è che, per esempio, nel tuo caso, io ho notato spesso questa cosa in te, che tu sei talmente poi galvanizzato dal ricercare un qualcosa di così diverso che ti concentri talmente tanto che di poi più. Ti viene. Esatto. Mentre invece questa cosa io non la so fare, quindi siamo molto diversi in questo. Mi piace. Vabbè, te la sei, perché sono in grido. Te la sei meritato, ci sta. Grazie. Benny, io non posso neanche dare la colpa al rastrello. Cioè, guarda dove cavolo si è fermata. Lo sai che noi giocatori in draw, dove ormai ci sei dentro anche tu, amiamo queste situazioni. Pazzesco. No, bello comunque. Aspetta che... Vabbè, prova a metterti il golf, sulla palla. Il golf dà, il golf toglie. Perché a quella buca, senza la sasso sotto, tu avresti fatto un colpo, la prima buca, la seconda buca, un colpo perfetto. E mi sono portato a casa la buchetta. Qua me lo ridà. Spero non ci sia il sasso, perché non voglio rovinare il mio miurino. Prova a metterti un attimo sulla palla, perché forse certo. Non si capisce. Ecco, quello lì è il dislivello che c'è tra... Vabbè, Gigi. E io non sono alto, eh. Cioè, mi basta poco per arrivare raso terra. Già che guardo... Da qua, allora. Cambio di angolo. E non posso neanche fare un colpo pieno. Eh no, devi giocarla. Aspetta che. Morbidella. Allora. Tira fuori la muscolata delle gambe. Sei pronto? Bene. Ma io non ci arrivo alla palla. Aspetta. Mamma mia! Ah, è rotola, rotola! Che zampata gli hai dato! Questo è ti ricordi come lo chiamavamo da piccoli questo? Giomanello. Giomanello, cioè fai finta di fare uno swing, ma in realtà hai tirato una manata e hai sperato di prendere la palla. Però nel caso specifico butta via. Ma grande! Sono invece. Indietro però di un colpo, giusto? Sì. Però sei avanti di due nella sfida. Visto che la vedi grossa come un catino, è in buca e abbiamo finito a sto ma giro. Ma questa. Non lo ti so. Puzza di gufata? Cioè, il fatto che sia un pad a 13 metri in salita magari mi suona come un pad un po' più difficile. Vabbè, te la imbuco solo perché sei tu, va. La vedi grossa come un catino, mi infila pat da ogni dove. Attenzione che gli è partita la trona, attenzione! È un treno direttissimo sul binario numero 3. Allora, attenzione, non serviva tirare in bucare? Certo, ma io ti ho istigato al peccato, così adesso io posso fare un appoggino, se entra bene, se no pressione. Stoccate e poi in bucare. Allora, qua Gigi che meteo c'è laggiù? Ho un solo must. Farla rotolare morbidamente verso la buca. Se entra bene, se no lì. Se non entra Benny. Se non entra Benny, ma Benny il problema è che da lì è praticamente data, conoscendolo. Attenzione, Gigi Annuzzelli dall'Oklahoma. Rotola bene, rotola molto bene. No! Solo un po' così, timidina! Timidina! Oh, però bel pat. Però era quello che volevo. Bravo, una palla doveva entrare a giri contati. Super given. Buona! A te. Dai, allora, nell'ordine. Sei uno dei migliori pattatori che io conosca, questo è vero, non è gufata, quando devi tirare tornando indietro. Cioè, quando superi la buca, sei in assoluto il miglior pattatore che io conosca, punto. Non è che... Io ringrazio Gigi di questo fatto. Mi stavo galvanizzando mentre ma è vero, è vero. Sai che forse ci posso credere anch'io. Ma infatti, vedi come ho sbagliato la cosa. Cioè, ti ho indotto un po' nell'errore. Poi devi tirare la zampata. Cioè, poi devo imbucare. Non posso star lì a l'appoggio sperando nell'errore dell'avversario che palesemente, tra l'altro, non ha mai sbagliato da lì. Lo so pure. Questa è la buffata per le prossime. Sì, ci sto provando. A cosa serve questa sfida? Noi lo usiamo ogni tanto, lo usavamo soprattutto quando ci allenavamo, per andare a controllare bene il, diciamo,
il controllo, appunto, il controllo dello swing. Giocare a velocità controllata può far capire alcune cose, tipo che Gigi gioca in draw e tira più forte, sì, che non ha dato. Poi adesso l'abbiamo un pochino estremizzato. Quello che di solito facevamo è in qualche modo aumentare di un bastone. Un ferro. Oggi, okay, siamo andati di. Oggi siamo, abbiamo un po' estremizzato perché è più divertente e anche un po' più facile da capire quanto in realtà il risultato finale non sia così determinato dal tirare così tanto più forte, ma poter gestire e colpire e poi, per esempio, imbucare qua alla fine. Aiuta veramente molto di più che non tirare qualche metro in più di bomba. E voi avete mai provato a giocare delle buche di allenamento tirando proprio più piano? A volte capita quando si è infortunati, ho un po' di mal di schiena, una cosa del genere, gioco un po' più lento e si va a scoprire che magari si tira più forte che non tirare a soprattutto perché normale. Si prende la palla nel centro del bastone, esatto, che è un discreto meglio. Game changer. La tiriamo con meno effetti, va più dritta, almeno voi in TV la tirate, voi a casa la tirate con meno effetti, noi in TV o su YouTube la tiriamo comunque storta. Io soprattutto. Visto che sono in vantaggio, scelgo io la prossima sfida, ovvero giochiamo con tre bastoni in meno, quindi più corti, ok, meno potenti rispetto a quello che giocheremmo in quella posizione e condizione in cui ci troviamo. Praticamente quasi l'opposto delle tre buche precedenti. Esatto, è molto divertente perché potremmo in questo caso sia dargli a Badile, però abbiamo tre ferri più corti, quindi sarà un po' difficile, oppure studiare una strategia che ci aiuti e permetta di portare a casa il miglior risultato calcolando che avremo dei bastoni non consoni per quella distanza in qualche modo. Va bene, tocca a me. Ma non avevo pensato a una cosa, io di solito in questa buca gioco il drive, quindi scalo tre bastoni in meno, ferro 4, ma Gigi parte già col ferro 4, quindi giocherà un ferro 7. Benny, non si possono fare gestacci su YouTube. Vabbè Gigi, meno male che hai scelto tu la sfida e quindi sei costretto a partire con un ferro 7. Sì, vabbè, non me lo dire che come l'ho pensata ho detto ma sei proprio ciula. Di solito ferro 4 in partenza, qui ferro 7, par 4 allora, di 3,30, vabbè, però è in un realtà buon ferro per partire. Ho fatto un ragionamento, adesso poi te lo dico. Attenzione, il ragionamento, tirarlo a tuona. No, appoggia. Appoggino lì. Appoggigio, direi. Un appoggigio. E via andare. Tu invece, che di solito qui giochi drive fregandotene bellamente del fatto che è stretta con acqua a sinistra e maranza a destra. Maranza. E Maranella a destra e mi giochi quindi meno 3 ferro 4. Nel tuo caso, nella tua sacca è un ferro 4, quindi ferretto 4 a fionda. Attenzione che gli voleva dare, brutto a dir poco. Ah, sfiora l'albero, però no, ritorna perché senti quante banane hai pagato a quella scimmia che te l'ha ributtata in pista. Questo è il motivo per cui di solito io in questa buca non gioco il ferro 4, perché mi arriva dove c'è la rientranza a sinistra del lago, mi spavento, faccio un bloccone e finisco sempre laggiù sulla destra, quindi tac, preciso come e strategia. Invece comanda. Adesso vedrai che cosa ho pensato di strategia, ti stupirò. Allora, all'asta che è più o meno in centro al green sono 225. Allora che cosa ho pensato? Se io tiro un ferretto 7 morbido, ok? E sono poi a distanza di un legno 3 teoricamente, giusto? Perché 225 col ferro 3 non ce la faccio, quindi da legnetto. A questo punto è legno 3, quindi meno 3, ferro 3, ferro 4, vado di ferro 5. Il mio ferro 5 ogni tanto mi parte bomba anomala. Se riesco a fare un po' di spazzolino tipo Stinger, ok? Tipo Svitol, tipo andatevi Svitol a vedere il video Svitol, ok? E potrei riuscire a prendere il bunker del green, che è a destra, flirto un pochino con l'acqua, ma potrei farcela, e così poi ho un approccetto. Ok, questa era un po' l'idea, è malata, eh? Ci sì, sta, sai sono, che ci sta. Sono malato grave, secondo ci me. Ci sta, voglio vedertela fare adesso. Tira la bomba!
o mi ero ripromesso in sta sfida faccio soltanto colpi morbidi e ragionati, sì, questa... già sono arrivato a tirare la bomba. Questa è la sfida dove... secondo colpo già bomba. Bisogna tirar forte. In realtà non è vero, cioè è un tipo di sfida dove probabilmente si fa meno a giocare ad appoggini. Fiondata. Eccola la fiondata, vola, la Gigi. Vola! Mamma mia che bomba, oh! Torna ancora, torna ancora. Perfetto. Sono altezza perfetta. Inizio green sulla destra, non ho rischiato niente, ho anche fatto un piccolo draw, butta ma via. Infatti, cioè, allora, quando tiri piano fai non draw. Mi è partita proprio draw. Non mi è partita proprio la super bomba che mi aspettavo, però il risultato è perfetto perché ho un approccino a colore. Lì si può giocare il wedge. Che bastone, sì, giocheresti da là? Devi scalare di tre bastoni. 195. E quindi? Acqua davanti. Tu cosa giocheresti? Legno 5? Giocherei un legnetto 5, sì, in questo caso. Ok, quindi 4, 5, 6 hai in mano. Ferro 6. Non ho un colpo col ferro 6 che cosa abbia un fai? Senso. Mi giochi un colpetto morbido a destra, praticamente, dove poi l'ho tirata anche io, oppure fai un layupino e poi mi giochi al green col wedge? No, layup lì davanti. Ok, beh, ci sta. Le colpo a correre qua davanti e poi ci si pensa da lì. Vabbè, bravo, hai no, fatto vola, la... vola però. Ah, sai che sei rimasto un po' corto comunque. No, vabbè, hai fatto la scelta più logica, che è quella che avrei dovuto fare anch'io, ma a me si chiude la vena. E devo dire la verità, io avevo un angolo migliore per tirare verso quello spiazzo. Sai qual è la scelta non logica che ho fatto? È che ho detto, la butto lì, tanto poi col 56 li do forte, ma io ho anche il 60. Devo arrivarci col 60 da quasi 100 metri. No, errore strategico, mi ero dimenticato un bastone. Confermi? E niente, il ragionamento era giusto, mi ero dimenticato un bastone. 101 metri, 52 gradi per me, si scala al 60, bastone più corto, corto senza il putt. Questa è la regola che ci siamo dati, quindi una volta arrivati dal pitch in giù praticamente finiamo con il bastone più aperto che abbiamo in sacca. Il problema è che il mio bastone più aperto è il 56, ma quello di Benny è il 60. Quindi buongiorno, con acqua davanti hai 100 metri col 60 gradi. Allora, vabbè. Qui posso chiederti una cosa che secondo me interessa a tutti? Fai qualcosa di particolare o semplicemente gli dai a strabadile? Cioè chiudi, metti la palla più a destra dei piedi? Tolgo loft al bastone il più possibile. Come lo fai? Metto le mani più avanti rispetto alla palla. La palla più arretrata verso che il piede destro. Mani più avanti significa che parti già molto carico. Grip poi, un po' più forte del normale. Palla più, quindi più forte del normale significa che la mano sinistra è ruotata più verso destra fino a vedere 5 nocche, non ne ho, okay. Ne ho 4 soltanto, vedo anche una quinta perché mi cresce un ulteriore mignolo. Poi cerco di giocare con un po' di draw per e metti la palla tanto sul piede sinistro. Destro. Sul piede destro, sì. E poi da lì è più forte possibile. Sabongia. Non si chiude abbastanza, ma almeno vola. Dai. E vabbè, sei pizzo lì, va bene. Ma sai che come distanza... Non mi sono fidato di andare proprio verso l'astra perché se no. Ma in realtà ci lago. Passavi comodo. Ma ci arrivavo. E beh, hai chiuso talmente la faccia del bastone che probabilmente era anche più chiuso del bastone che avresti giocato davvero. Anche il mio polso sta pensando a quella cosa lì, sì. Allora, io da qui giocherei o il pitch o il 9 a correre. Scalando arrivo in ogni comunque caso al 56, che è il bastone più aperto che ho in sacca. Il problema è che col 56, dato che a me non piace farla comunque volare, e cercherò di fare un colpo a correre. Quindi praticamente farò la stessa cosa che ha fatto Benny prima per far 100 metri con il lob. Fai per farne 35. Lo faccio mi piace, da qua. Mi piace come... Quindi faccio una specie di super scuzzo con la lama il più chiusa possibile. Eccolo lì, che bello! Come on! Morso il green un filo troppo. Spinnettato appena appena, però senti, io me la prendo, la lascio perdere proprio. Ok, praticamente altezza asta. Tu che cosa faresti? Questa è la classica situazione da chip putt, ovvero nel mio caso ferretto 9, impugnato come un putt, pendolino.
scalando dal ferro 9 in giù arrivo al 56 gradi. 50 e 56. Ah, quindi non, beh, almeno non hai il 60. Almeno non ho il 60, però per ci fortuna. Ci sta. Se l'avessi giocato con un pitch a correre, mi sarei ritrovato invece con un bel 60 gradi. Oh, beh, dai qua, morbidellino, sfruttare la pendenza e via andare. Come on, scivola, scivola, prende scivola, la pendenza, scivola, prende scivola la pendenza. Che ci sei quasi. Dai, anche la tua proprio appena fuori dal data, o è data, boh? Secondo me è appena fuori, perché rimane ancora un pochino in costa. Sai che sono talmente poco abituato a pensare che tu possa fare un layup che pensavo fossimo pari. Invece tu hai fatto un colpo in più, perché hai fatto il layup, poi il 60 e poi l'approccio. Mi ha un po' stravaccato questa strategia sbagliata. Sono lasciato col bastone sbagliato in mano al colpo al green. Vedi come non essere abituati a pensare con una strategia diversa da quella solita fa. Come on! Fa tanta differenza, sì. Perché non siamo abituati e nonostante sappiamo fare i conti, in realtà ogni tanto ci incastriamo anche noi. Però questo è quello che succede solitamente nei campi che non conosciamo, quindi ragioniamo in maniera leggermente diversa da quello a cui siamo abituati, a volte ci troviamo a dover giocare dei colpi che non sappiamo fare. Ma bisogna stare molto attenti quindi sempre a contare e ragionare bene, ragionando bene su tutte le misure e su dove realmente vogliamo andare a tirare il colpo successivo, perché ogni colpo è propedeutico al successivo, tranne quando si imbuca. Oh, uno a te. Allora, par 5, giocherei il drive, legno 3, ferro 3, ferro 4, ferro e 4. Anche tu ferro 4. Anch'io perché ho il legno 5 okay. Posto il ferro 3. Allora, stavo cercando di fare una ragionata. Sono più o meno 4,70 questa buca. Sì. E se tiro forte, niente, non c'è niente da fare. Cioè, era un gioco di strategia è diventato un gioco anch'io a dadi. Io sono arrivato a quell'idea lì. Cioè, tanto sbaglia a contare, perché in matematica oggi non me la cavo, a sto punto cerchi di dare il più forte possibile. Sì, bisogna cercare di arrivare più vicino possibile, perché a quel punto sotto il sand non puoi andare, tiri il sand e giochi a golf normale. Beh, mi piace quel ragionamento, via. Giù, niente, apri tutto. Doveva essere un video didattico fatto per spiegare quanto la strategia fosse importante. Andiamoli forte. È diventato ammazza quel ferro 4. Preparati perché ti tiro una clavata. Attenzione. Sei pronto? Violento. Ma vabbè, ma... Guarda, questo è inarrivabile anche col driver. Ciao Benny, bombolo. Stavo dicendo appunto che volevo giocare sulla strategia io. Sì, è vero, è strategia, ma l'avevo scelto già da prima. Vabbè. Bombolo, bombo, cia cia cia. È il momento dello svitol. Dicesi, svitol, questo colpo qui. Ci abbiamo un video, andatelo a rivedere, svitol è divertentissimo. Yeah, badabadu! È partita decisamente alta. Decisamente alta. E a cercare poco spin, ti sono non tanto lontano però. A occhio però non è così corta. Ah, buono. Mi buono. Mancano i tuoi cavalli, però sono riuscito a guadagnare qualcosina. Allora, mi piace questa sfida perché sta uscendo fuori quanto quando cerchiamo di fare strategie diverse da quelle che siamo abituati non siamo assolutamente capaci, perché adesso, Benny, a quanto sei? 270 metri. Giocheresti il legno 3, che è quello che avevamo pensato, tanto giochiamo il legno 3, quindi rigiochiamo un altro ferro 5? No, faresti un layup. Esatto, e ti dico che il layup non lo farei neanche col ferro 4, da qui lo farei col ferro 5 per mettermi appena sotto i 100 metri, intorno ai 100 metri. Ne consegue che devo tirare un ferro 8. Bene, che tra l'altro fa fatica ad arrivarti poi. No, è un casotto. Siamo difficilissimi. Ci siamo incastrati di brutto. Vabbè, rotta fionda. Vabbè, stessa idea di prima. Fiondata, deloftata. Assucota Maior! Sacramongia! È bella. Ha preso una. Mamma mia, sai che quasi andavi nell'acqua a sinistra? Dove stai andando, B?
Mi hai dato 21 metri, Gigi, col tuo ferro 4. Allora, secondo me ci sta. Ma non ci sta, no. E qui abbiamo poco meno di 2,50. Mi sono salvato. Centro del green. Mi sono salvato veramente per il rotto della cuffia, perché anche io, dalla distanza a cui era Benny, avrei fatto un layup tutta la vita. Invece intorno ai 2,50, dato che il mio legno 3 fa 2,30, 2,40, prendere l'inizio del green ci sta come strategia. Avrei, bunker, sì, avrei cercato caso di prendere il bunker del green stando un po' sulla destra, perché a sinistra c'è l'out. Quindi, dato che avrei scelto il legno 3, a quel punto Scania, ferro 3, ferro, ferro 4, ferro 5, cioè, che ho in solo mano. Io che sto scegliendo la strategia a casaccio oggi. E a questo punto 2,50, il mio ferro fa 180 metri più o meno, così, e quindi qualunque colpo comunque mi arriva a un 56, e quindi posso anche giocarmelo non più a badile. Sarà la volta che faccio flappa, sicuro, ma sicuro, me la sono anche tirata, me lo sono anche detto. No, fai pure tutto da solo, eh. Io sto qua a guardare, vuoi che ti va, inizio ad andare a prendere la zolla. Ma no, ma non me lo devo dire. Allora, flappa no. No, però... bello però è un'altra cosa. Vabbè, dai, giusto, giusto, giusto. Ti sei lasciato forse il sentiero. Perché lì c'è un canaletto, perché la buca è stata rifatta da poco e modificata da poco, perché hanno tolto degli alberi. C'è un canaletto, chiaramente facendomi una specie di sporcata con la punta, una schifezza. Sono andato di là, vabbè. Però è tranquillo. Allora, 133 metri, avresti giocato un 9. 9. Scaliamo da 9 a pitch. 52, 56. Provo a cambiare un po', visto che 56 anche dell'ottato non ci arrivo là, provo a colpirla di lamella. Ma non ci credo. Toppino col 56. Mi fai un toppino controllato? Al green. Tu sai, vero, che sei già il mio idolo. Tu sai che coefficienti... Tu sei il mio idolo vivente. Se mi fai un toppino, asta, niente. Cioè... Guardalo. Sei leader massimo. Toppino? Toppino fatto, no, verso il bunker. No, no, dai, ha preso la sponda del bunker che era giusta. No, era veramente bellissimo. Come l'ho preso appena sotto l'equatore, palla alta così. Sai che vabbè, questo significa avere un controllo di dove passa il bastone che, sì, raga, cioè voi non so se vi rendete conto, provateci, non è così facile. Avete presente però il ormai famoso proverbio good strategy saves bad swing? Ecco, nel mio caso una bad strategy porta al fatto che sai che fa dei colpi bellissimi, fai mille lo stesso. E vabbè. Raga, se non sfrutto questa occasione, ma veramente 82 metri è appena appena oltre il mio 56 proprio tirato. Quindi scalando facile rimani al 56, è il 56 tuo. È 56. È il tuo. Sono appena nel raffettino, quindi mi toglierà quel filo di spin, quindi mi recupero quei 2-3 metri, perché di solito ne faccio tanta scarsi. E praticamente si tira in bucare. Come minimo flappa gancio out, e me la sono rigiocata di nuovo così. Flappa gancio col set fatto da te, penso che sia una cosa praticamente impossibile. E lì si impenna un briciolino. Altezza asta. Allora ci sono passato un filo sotto, è andata appena a destra, appena però a destra, quasi altezza asta, vabbè, insomma, diciamo che non è che mi hai messo così tanta pressione. Guardala. Guarda. Ci ha provato a uscire, eh? Dalla linfamazza. Sai che io da qua con l'asta così lunga ti giocherò un bel 52 a scivolare, no, 60, perché bisogna scalare anche da qui. 60 gradi. Eh sì, non tu è... praticamente sotto i 120 metri devi, hai sempre il 60 in mano, perché dal pitch in giù in realtà scali sempre al 60. Non è il bastone che userei da qua, ma te rimbuco lo stesso. Ho svegliato il can che dorme. Altezza giusta. Peccato, sotto pendenza, ti ha preso un rimbalzino un po' a sinistra, però tanta roba. Già il fatto che ho centrato la forza da qua, ti dico che mi va bene. Allora, putt for birdie. Putt per vincere, giusto? Tu patti par. Yes, sir. Allora, leggera salita, destra, sinistra,
tanto nella prima parte, non tanto nella seconda, però comunque va giù. E parte a destra non abbastanza. Che smanacciata proprio così. Vabbè. Questo è il classico padda, non mi fido di tirarla così su, no, la richiudo subito. Ci ho provato a tirarla su, ma... Vai dai, il tuo che si travede lì direi che è dato, devo porta solo provare a pareggiare. Quando mai lo sbaglio. Eccolo, allora, questo è... Ho lasciato lo spiraglio per il putt che Benny vede grosso, qui la buca la vede grossa come un catino. Allora, putt sinistra-destra, e già è il tuo. Ed è la misura da cui imbuca di più in assoluto, eccolo lì infatti. Aspetta che ti raccolgo le piume che hai perso con queste gufate. Che non sono andate a buon fine, perché quando uno ne sa, ne sa. Ma... Allora, facciamo finta che nessuno ha mai visto un nostro video. Facciamo quindi finta. Non sanno che alla 6 delle rovedine gioco il ferro 3, ma... Drive! Non è vero. No, giochi no. Il ferro 3. Allora, di solito gioco il ferro 3, 360 metri, tipo. E, con un alberone in mezzo alla pista. E alle palle da golf. E quindi 3 diventa 4, 5, 6... Il 6 col ferro 6. Ma il 6 finisce esattamente dietro alla pianta, quindi devo inventarmi qualcosa. Dove invece per fortuna in questa buca qua di solito tiro il drive, quindi almeno posso partire con ferro 4 e starti poco dietro. Allora, non ti do i metri, ma poco dietro. Qui bisogna cominciare a fare un po' di strategia davvero, perché tanto sarà a tirare in tre in green, per forza, perché dovrò fare un primo colpo, un secondo per arrivare sotto i fatidici 120 metri da cui praticamente tutto diventa 56, cioè tutto, da dove tireresti il pitch io passo a 56, perché si scala e quindi ne consegue che stare sulla sinistra delle piante potrebbe essere la strada più logica. Il bastone è un po' più corto, non dovrebbe andare nei casini, adesso è riuscirci. Perché di solito ci passo sopra. Vabbè, passa sopra anche adesso. Sì, con tre bastoni in meno la veggo buia. Dai, ferro 6 sopra la pianta. Non è... dallo schermo sembra vicina. allora vengo a giocare dallo schermo. Va bene, a sinistra. Allora, qua ci vuole un colpo ragionato e colpito bene. Come se fosse un green lì a sinistra. E io devo prendere il centro del green. Sì, dai, tieni che sei in centropista. Yes, okay. Tanta molto roba. Corta. Tanta roba. Buona però caspita. Perfetto, se ne manca. Perfetto, non ti sei lasciato la pianta davanti. Ma gli manca tantissimo. Big B. Direi che la strategia Gigi mi piace. Tu fai la stessa strategia, che sei un pelino più corto di me. Però hai il ferro 4 al posto del 6, esatto. Quindi comunque andrai un pelo più lungo di dove sono arrivato io, ma oltre la pianta non si va. Sai che se per caso non passo la tua palla col ferro 4 verrò preso in giro da te per i prossimi 6 anni? Ma se lo sai già, io cosa ti posso dire? È una verità assoluta, è una realtà. Mannaggia a te. Facce vede. L'ha colpita bomba. Dai, volalo, vola Gigi. Sì. Ok, buona. Sì. Bravo, obiettivo era volare Gigi, anche mettersi sotto la pianta, ma volare Gigi. Allora. Dosso di qua. Non ti trovavo più. 182. E tra l'altro mi hai dato anche un discreto quantitativo di metri. Dai, le valeva dell'onore qua. Sì, l'hai colpita veramente bene. Infatti sei oltre la pianta. La pianta, non bene. Male. Okay. E 182, allora, bisogna essere onesti. E allora, la misura è quasi più da 4. Ok, lì è a metà tra il 5 e il 4. Però, dato che c'è acqua a destra e a sinistra, tirerei sicuramente un bastone corto per arrivare prima nella zona iniziale del green, se ruzzolava. Quindi sarebbe il 5. Quindi 5 diventa 6, 7, 8. Infatti avevo portato 7, 8 che era l'idea. E tieni il 7. E io ne prendo l'8. Prendimi anche la Bushy. Allora, quindi qui adesso c'è poca strategia. Devo mettere una palla in centro alla pista e poi ci avrò un 56. Devo cercare di fare strada però.
perché devo cercare di portarmi più vicino, beh no, più vicino possibile mica tanto. Allora so che giocherò al 56 perché sicuramente arrivo a quella distanza. Io 56, diciamo 70 è perfetto, quindi devo fare 110 metri col ferrotto. Meno male che non ho tirato forte. Piano. Senti la sciavia, 50 metri che è la tua distanza pessima da... Sì. Viaggia che sa fare i conti. Quindi... Devo sfruttare. Tiriamo un colpettino morbido morbido. Girati bene, deciso in avanti. E forse troppo forte. Sai che mi è partita un po' forte? Forse troppo forte. Mi sa che siamo nella zona no di Gigi, quella dei 50 metri. Allora, tu sei a 161 ferro 6. 161 ferro 6. 7, 8, 9. 9. Quindi adesso con il 9 da 161, qual è la strategia, visto che sicuramente avrai in mano poi il 60 gradi? Botta sotto il green e approccino col 60 gradi a mo' di lobbozzo. Ma mi sembra che ha senso qualcosa. qui avere una strategia già più aggressiva nel giocare la buca normalmente ti permette, togliendo tre bastoni, in realtà di essere ancora abbastanza aggressivo e quindi riuscire ad arrivare sotto al green. Era tutto per scusarmi del fatto che ho fatto due ciofeche. Però sai che, attenzione, che l'asta è lunga. C'è. Vedo il 150 lì. C'è. E ti posso dire che forse l'inizio del green lo piglio. Attenzione. Quindi, giù tutto. Quindi tiri super bomba a stare proprio pizzo pizzo green. Proviamo a vedere se riesco a beccare il lato di là. Vai, gira, che vola. Sei un po' sulla linea del bunker. Vola, è troppo in linea sul bunker. Mi sono capottato per fare sto swing qua. Mi sa che sono in bunker da quale avrei giocato comunque un 60 gradi. Quindi a questo punto 60 gradi sia. Allora, beh, Gigi. 57, allora, di tutto il ragionamento, l'unica cosa che non ho pensato è che se l'avessi colpita un po' più forte mettevo decisamente in gioco l'acqua. Sì, giocando e di mi è qua andata entra di in gioco lusso, l'acqua. Ma di lusso. Quindi c'è, è dentro l'acqua, dentro l'area di penalità. L'area di penalità dalla quale rossa. Si può giocare senza nessun problema. Allora, 57 metri nel raffotto spugnotto col bunker davanti e non tanto green per far fermare la palla. Devo riuscire a tirare una specie di candelotto dalla misura che più odio nella storia del golf. Ti ricordo che per il candelotto serve il 58. Che faremo? Bello, candelotto c'è. Giù che sei un po' forte. Giù che sei un po' forte. Appena sul fondo del green. Vabbè, però dai, ci sta. Avevo paura di rimanere un po' incastrato e passarci sotto. Di fare il colpo della buca precedente. Sì, che mi è partito un pochino moscerello. E qui invece l'ho colpita. Allora, al bunker non ci sei arrivato, sei appena prima e c'hai un 60 per fare uno scuzzetto volante. Tra l'altro, in questa zona qua del green c'è un montarozzo che scivola verso l'asta. Esatto. Cosa fai? Lo sfrutti? Io ti direi sì, o meglio, tiro ad arrivare appena oltre il montarozzo. Se mi rimane un po' corta, prende montarozzo e arriva lo stesso alla bandiera. Mi piace. Se va un po' lunga, dovrei essere a pattare comunque da relativamente vicino. Solo una questione di trovare il giusto impatto e via. Oh yes, oh yes. Oh yeah. Ah, t'ha preso quanto spin. Dai. Troppo spin, si è inchiodata leggermente prossima prima. Prossima volta gioco con un durone, così corro un po'. Allora. Che bucolico che mi sei così, un po' sì? Controluce. Lo so, sono fatto così, sono un po' controluce. Sì, con il laghetto sullo sfondo, un po' gli alberi, le cose. L'asta davanti che ti fa l'ombra per dirti qual è la tua destinazione. Destinazione bello, paradiso. Allora. Qua bisogna essere un po' aggressivi. Direi che è il tuo. È un po' abbastanza lungo, ma è il tuo.
aggressivi. Guardalo come tuo, gira destro. No, dai! Non gira, perché non gira stoppato? Ma l'avrei fatta dentro quando è partita, vabbè, niente. Ma io l'avrei fatta dentro, lei non aveva tanta voglia. Però guarda che si è fermata quindi, praticamente dietro all'asta. Sì, forse allora solo appena forte. Benny, a te. Ok. Gigi, direi given. Ah, grazie. Stappo. Stappa che tappa. E rimane una sola cosa da fare. Io lo sapevo che dovevo essere aggressivo, lo sono stato, ho passato la buca che per me non è così scontato per darmi la speranza di imbucare, perché Benny da qua, la tua, come già detto più volte, ma mi tocca ripetermi perché è vero, da questa distanza fa discretamente paura. E no, troppo forte. Bordino, questa era decisamente un po' aggressiva. Ve la sentivo, gli ho tirato una secca dicendo adesso piglio buona. Centro della buca, e invece ho preso il bordo, e quando la palla arriva così veloce sul bordo la palla sguiscia via. Quindi uno up per Gigi, e direi che questa sfida ci sta. E via di sfida altre tre buche. In queste tre buche che cosa dovremo fare? Mettiamo alla prova la capacità sia strategica sia di esecuzione del gioco corto, ovvero non possiamo tirare a green da distanza superiore ai 50 metri. Il che vuol dire che dobbiamo piazzare la palla entro 50 metri dal green nel punto migliore. Se la nostra palla dovesse andare a finire in green, la spostiamo in direzione opposta alla buca, fuori green, 5 metri fuori. Dritta come un fuso, e ti dirò di più che potenzialmente non serve neanche a tanto. Se non sei arrivato al bunker direi tanta roba. Bella lì. Qui alla fine il drive serve solo per non mettere la palla in una posizione super dannosa. Quindi io non posso tirare forte, se no ho il wedge da 50 metri. No! Se tiro forte e ho il wedge da 50 metri, posso tirare al green. Risparmi un colpo, sì. E allora io non ci arrivo mai nella vita a 50 metri. Ma neanch'io ci arrivo. Sì. Però c'è un filo d'aria a favore, non si sa mai. Vabbè, se arrivi a 50 metri io spengo la telecamera e finiamo qua la sfida. Qui ci prepariamo la bomba di Gigi. Bomba c'è, fadeino alla Gigi c'è. Ah no, non fai, no, 290 metri che sono. Questa era un po' tacchella, però ce la teniamo, va bene. Centropista a 120. Approccerò nel lato migliore per poi aggredire, magari si imbuca anche da fuori. Allora, asta corta centrale, 96 metri all'asta. Io opterei per mettere la palla appena prima dell'asta nella zona di avant green lì. Beh, direi. Ma sono in bunker. Quindi il controllo della velocità di partenza della palla, quindi della distanza, è un pochino più difficilina da avere. Come ce la giochi? Io ti sparo un 52 gradi pieno, che dovrebbe essere un bastone che arriva proprio appena prima dell'asta dal bunker. Se riesco a metterlo dritto, se anche dovessi prendere green appena prima della bandiera, al massimo sposto di qua e via andare. Direi che... Sì, perché non c'è penalità nel tirare fuori la palla dal green, semplicemente devi andare indietro sulla linea, quindi la cosa più importante è l'angolo da cui arriva la palla. Beh, per esempio, adesso dobbiamo vedere se sei a 50 metri. Un po' pesantina. Se sei a 50 metri, cosa probabile, potrai tirare al green. Sai di cosa avevo paura? Di fare toppino missile, andare oltre l'asta e dietro al green c'è il lago e avrei dovuto probabilmente piazzare la palla in acqua. Quasi in acqua. Quindi vero. Ho detto, nel dubbio prendiamo un po' più di sabbia e portiamo a casa il colpo, va. 89 all'asta. All'asta che è corta. Ma al centro del green non era difficile perché sono esattamente sui 100 metri. Ho fatto lo sborone, in realtà ho preso una tacchettata che ancora un po' facevo meno di Benny. Allora. Ma cosa vorresti dire? Che la tiro piano? Non sia mai. Posso allora, dove vuoi far andare la palla? Ma io tiro, basta che non supero l'asta. Okay. Basta che sto dritto sull'asta e anche se prendo il green intanto torno indietro. Quindi non mi pongo tanti problemi, io prendo il mio 50 gradi che fa centinaio di metri, lo tiro piano, morbidino.
che soffice, ma attenzione, oddio, buca. Va che non andare lunga. L'ho messa in asta, non posso trattare da là, ti prego. Ma ti dico, ma che è bellissima. L'hai messa in asta, ha preso un po' di spin, quanto basta per andare esattamente nel posto giusto, ma sembra colpo. Quasi che l'abbia fatta apposta, palesemente è fattore colpo. C. Allora, 44 metri all'asta. Adesso a questo punto quindi puoi tirare a prendere il green. E qua ti faccio vedere subito una cosa che mi capitava anche quando mi allenavo con questo esercizio, ovvero troppo difensivo. Sì. Cioè, paura magari di andare un po' lungo al green, in questo caso dal bunker, flappettina, decisamente troppo corto, fai neanche metà della distanza. Giocare con la strategia giusta ci deve dare la possibilità di giocare sicuri. Sì, che non significa non essere aggressivi. Esatto. Bisogna essere aggressivi, ma nel modo giusto, per far sì di non andare a finire nei casotti, che è un po' quello che ci insegna questo genere di prove, questo genere di test che si possono fare. È bello farlo. Il mio approccio è cattivello rispetto al tuo, però si può mettere vicino. La cosa bella di questo genere di allenamento, bravo B, rotola un po', è solo appena corta, però non male. Vabbè, bello di questo genere di allenamento è che lo puoi fare da solo ed è divertente perché ti cambia un pochino la visuale, quindi non è un giro comune, esatto. Non sono buche comuni. È vero. Lo puoi fare in coppia, quindi facendo una sfida, e diventa ancora più divertente perché c'è anche un po' lo sfottò e quello che insomma facciamo noi di solito, ed è molto molto provante, quindi ti rendi conto davvero di quanto a volte per esagerare di oh, ma voglio, ti vai a prendere dei rischi che magari non servono così tanto. Beh, dopo tutto questo adesso io devo andare a portare la mia palla fuori dal green. B? G? Io ho portato il putt perché andando indietro vado in un punto in fairway perfetto, però è un po' spugnosetto, quindi facciamo vedere com'è la regola quando si prende il green. Allora, da lontano. La regola quando si prende il green, intanto alzi il pitch. Alzare il pitch. E già è ok. Poi a questo punto in direzione opposta all'asta. Ok. Io sto andando indietro in quella direzione lì. Vado indietro e appena sono fuori dal green faccio 1, 2, 3, 4 e 5. Ok, e la palla in gioco. Metto in gioco la palla. Allora, fuori dal green, se avete visto anche solo un altro video dei nostri sapete che io praticamente patto anche quasi dal rough, figuriamoci dal fairway, però devo ammettere che qua di pelo ce n'è un bel po'. Un po' altino, un po' morbidino. È morbidoso, è morbidoso, perché in quel momento dell'anno in cui l'erba spinge tantissimo hanno appena bagnato e quindi sta andando su, che è un piacere. Io rimango fedele alla mia idea. Tiro una pattata, anche se sono veramente al mio limite, che è alto, cioè tra putt e anche questo, il sapere fino a dove, fino a quanto fuori green riusciamo a giocare il putt, o dove invece inizia a essere meglio un colpettino a correre, questa è una cosa da imparare. E questo tipo di allenamento ce lo insegna perfettamente. Tacchete, direi vantaggio tuo. È rimasto appena corto, ma come racconto sempre in questo genere di colpi, quello che io non voglio è tirare la trona. Cioè, mi parte una palla che comincia a saltare, fa troppa strada. Uno, mi mette ansia. Due, a me non piacciono i putt di rientro. Tre, nel caso specifico, avrei puttato in discesa. Quindi, meglio così. E, tutto sommato, piccolo vantaggio mio, ma sappiamo che Benny vede la buca grande come un catino, quindi bisogna stare attenti. Putt di 6 metri? 7? Stai già registrando? Sì. Scusa. Quanti metri saranno? Benny, sì, aspetta, ti faccio vedere questa cosa quadratino che dice che stiamo registrando. mi hai preso la sprovvista. 6 metri abbondanti, no, direi anche un 7 salita. Potrebbe essere un doppio pendenza. Per il par, dopo un approccio da 44 metri quant'eri, perfetto. No, perché non era il posto dove saresti dovuto finire, ma hai detto e spiegato molto bene. Quando cominci ad andare in iper
modalità safe. Che bordino! Vai a pochino troppo in modalità safe, poi tutto diventa un pochino più difficile. Bisogna essere quanto più aggressivi possibili all'interno delle zone giuste. Come diceva Bob Rotella, meglio decisi che precisi. Allora, beh, la tua Benny, non so quante volte ti ho visto sbagliare un pad da così e sinceramente non voglio neanche vincere semplicemente perché magari a te capita quell'uno su mille che sbagli. Uno su mille ce la fa. Mentre la mia, questa è la distanza dove faccio un po' più fatica, perché non praticando è la distanza dove io ho tanta aspettativa ma poca ripetitività. Quindi, e invece ti dico che questa va dritta per dritta in centro buca, lì, gran facilità. Ma perché? Perché bisogna essere, secondo me, a volte anche onesti con se stessi. Cioè, se si sa che un determinato tipologia di colpo non è il colpo che ci piace di più, ci dà due possibilità. La prima, di arrivarci con un pochino più di tranquillità mentale, perché dici, ok, so che lo temo, sto un po' più attento. Chiaramente dobbiamo avere le armi per stare attenti nel modo giusto, ok? Non dobbiamo avere paura, meglio decisi che precisi. E l'altra cosa che possiamo fare è, abbiamo anche solo 10 minuti, quelli che ci danno più fastidio come colpi sono quelli che dobbiamo praticare di più, perché ci danno un po' più di sicurezza e andiamo sulla prossima. Anche qui vuoi arrivare a 50 metri dal green. Questa comincia a essere un po' più lunga, quindi non e faccio. Si è anche alzato il vento. Faccio neanche contro. Lo sborone, e poi il vento che prima avevo sentito a favore, in realtà era contro. Ah, sì, comunque sì, va bene uguale. E no, fondamentalmente questa sfida ti fa rendere conto di quanto il primo colpo sia il modo, cioè devi trovare il modo migliore per mettere in gioco la palla in modo tale che il colpo successivo o i colpi successivi ti portino nel posto migliore per poi fare l'approccio palla. Esatto, sembra quindi un po' la regola del golf al contrario. Sì, quindi succo, devo cercare di pigliare la pista come sempre. Non è cambiato. No, non è cambiato. Però detto così sembrava più figo. L'ordine degli addendi è cambiato, ma alla fine fa figo e non impegna. Tiro una bomba in centropista e via andare. Feidino alla Gigi. Ci sono andato un pochino addossino. Sono oltre i bunker lì a destra. Speriamo di avere libero il campo per arrivare vicino al green. Benny, a te. Tanto Gigi, non so se hai notato dalla distanza una cosa. Hai visto dov'è l'asta? Purtroppo sì. È quella infilata in fondo al green a destra. Non so quanti bei posti ci sono per approcciare a quell'asta lì. Intanto quando l'asta è lunga, uno dei problemi è che sicuramente farai un approccio lungo, a meno che non rischi di prendere l'asta e poi hai un colpo fondamentalmente che devi andare fuori green ma dietro l'asta, quindi poi hai un approccio in discesa magari dal rough non facilissimo. Nel frattempo hai tirato una spalanca peggio della mia, complimenti. Vado 800 metri a destra. Cercavo di indorare la pillola parlando d'altro, ma non volevo ricordarti che sono già uno up e adesso andiamo a vedere chi si è messo peggio, perché nella realtà forse sei messo meglio tu. Bravo, stavo ragionando proprio su quella roba. Io ho già un piano per questo buco qua, ho già un piano. Ah, Gigi, il feidino. E sai qual è il problema? Che è stato un fedino né abbastanza slicoso né abbastanza dritto. E quindi il risultato è che sono nelle fresche frasche. Sai qual è il problema? Che c'è un ramo proprio davanti alla camera. Non ti piace l'inquadratura. No, cioè, aspetta. Non puoi, non è un impedimento sciolto. È ancora adeso. Allora, e quindi adesso sono nel cosiddetto M. Posizione di M. Questo colpo che è un colpo che... Per te sarebbe facilissimo. Sì, un colpo normale, vista bassa e passo sotto. Per me tenerla così bassa, fargli fare strada e non prendere gli alberi. E tutto, amen. Secondo me, dipende da dove vuoi mettere la palla. Allora, a sto punto io me la gioco come idea a cercare di avere un approccio a correre, perché l'asta è tutta a destra, quindi cerco di andare a sinistra. Avrò un approccio lungo, però sono un po' più tranquillo di dove sarà la palla, cioè quindi nel fairway e tutto, sempre che riesca a farla partire a un'altezza ragionevole. Bisogna fare un po' di strada, che devi raggiungere i 50 metri dall'asta e l'asta è lunga.
Sai che ho preso un 6 e secondo me già si alza troppo? Prendo un 4, uno dei motivi 4. Per cui un sacco di giocatori mi dicono: no, ma mi metti in sacca quando facciamo fitting, mi metti in sacca anche un ferro più lungo. Ma perché se no da sotto gli alberi come esco? Se mi fai la sacca solo fino al 6. Non è un bastone da usare normalmente, solo da sotto le piante. Solo da sotto le piante. Sì, cioè non voglio prendere le piante, al peggio faccio qua davanti. Definizione di fr è fruc. Colpo che onomatopoicamente fa capire che hai preso l'erba e fa fr dentro. Hai preso qualcosa di sfruscevole. Che di solito è meglio che non fare flipper contro i tronchi. Che bella! Giù che sei forte! Ma che bella in no. Fade! No, ma Benny! Basta ancora! Allora, non era assolutamente dove la volevo, dopo andiamo a vedere, però ho tirato un colpo, non pensavo di riuscire a prenderlo così bene. Ma è partita benissimo, in fade, basta, ha fatto un po' di riser. Esatto, a un certo punto ha preso girando, spin, ha preso quota e quindi ha fatto un sacco di strada, ha passato tutto il green e sono dietro l'asta nel raffettino. Collinetto appena dietro la bandiera. Devo fare un approccino così dal raff con l'asta corta, però senti, sai che c'è, io mi godo sto colpo e andiamo a vedere quello di Benny. Tu ti sei salvato un pochino perché sei un pochino più a destra, quindi in realtà hai la visuale, ma la devi visuale. Passare sopra agli alberi. Quindi praticamente io ero nella posizione dove tu saresti stato comodo, quindi fare un colpo basso. Io sono nella posizione dove tu sei stato comodo. Sarei stato comodo. Invece possiamo girarci fare un le palle. Molto alto. Quanto adesso, siamo? 142 metri all'asta. Io ti tiro un ferro 9 a bomba. Ok, ma verso l'asta. Direzione asta. Quindi nel caso sei in bunker e ti va bene. Bravo, proprio quello che... Dopo ti faccio una domanda. Vai. Dritta appena chiusa. Si è chiusa appena. Vediamo. Vai. Preso il centro del green. A questo punto piglia il green. Perfetto. Preso il centro del green. Centro green. Ho mirato praticamente ad andare in asta perché facendo questa tipologia di esercizio ho imparato a capire che io riesco a fare molto meglio i colpi da sotto all'asta piuttosto che il classico colpettino a correre dall'altra parte del green. E quindi mirare al bunker della bandiera, avere un approccio corto per me è meglio che non un facilissimo approccio a correre da 25 metri. Quindi ho detto, un ferro in meno, prendiamo il bunker e siamo a posto. Il problema è che ho mancato il bunker, sono arrivato in green, dovrò spostare la palla e andrà a finire nell'approccio a correre. Mannaggia. Benny? Sai che io, mettiti in direzione asta, vado a finire probabilmente nel bunker lungo là? Sei esattamente dietro l'asta in questa ripresa, ok, siamo di lato, in realtà noi arrivavamo da là, ok. Devo uscire dal green. Hai preso esattamente l'altezza asta, quindi adesso su questa linea vai indietro e tu speravi di avere un approccio, anzi hai detto, caspita, un approccio e correre. Pensavo lungo. Pensavo che la linea fosse quella lì. Non è quello che avrei voluto, fatti sti 5 passi, va? 4 e 5. Preciso centro bunker. Ok, ma con un'uscita veramente lunga. Della serie, proviamo a stare vicino alla bandiera. Ecco. Che è in realtà fa il palio con quella domanda che ti volevo fare. Ovvero, ma perché non al posto di sbagliare lato sinistro non hai sbagliato lato destro dell'asta? Volevo sbagliare corto a destra in bunker là. E non mi ero posto come obiettivo il non andare troppo a destra perché avevo paura di quella siepe che c'è laggiù. Cioè, pensavo che 5 passi arrivassero la siepe. Poi visto in realtà da qui sono 20. No, esatto. Comodi, va bene. Ah, 20 no, ma erano abbondanti. Okay. Quindi uscita dal bunker di 850 metri. Hai un 56? È praticamente la flappa che ho fatto prima. Esatto. Beh, basta tirare forte il colpo di prima. 56, vero? 52 gradi. Ah, 52. Sì, su questi colpi qua, quello... Bandiera lunga mi piace di più il 52. Che così lascio lavorare bello. Un po' di più il loft del bastone e non ho bisogno di spingere più di tanto. Cioè, è rimasta solo appena corta, però bello. Poi hai comunque ottimizzato l'errore cercando di non andare a fare tipo top, anche perché c'avevamo il car dietro.
Invece la tua palla Gigi è scivolata lunga rispetto all'asta. È venuta su. Salita sulla collinetta. Sono mezzo in discesa. Tra l'altro sai che sono esattamente a 5 passi fuori dal green. Manco l'avessi messa apposta con le mani. E il problema adesso è riuscire a fare un colpo che vada zona asta, perché sono tutto in discesa, la palla non è messa benissimo e proverò a fare un morbidone. Se mi parte bene arrivo in green, bene, se mi batte qua c'è più discesina, dovrebbe portarmela, vediamo cosa succede, che sarebbe quasi da scuzzare, eh? Attenzione, trionfo lo scuzzo alla Gigi. ci sto ragionando, ma sai che ti dico? Che io scuzzo. Vai di scuzzo. 56 gradi, faccia mezza chiusa. Colpettino, andatevi a vedere il video. Prima. Sì. Boom. Saggissimo. E via. E via andare. Lascia che quando cerchi di perla, farla, poi finisce sempre che fai flappone. Questo è quel putt che continuo a vedere come un putt che viene giù da una parte, invece la palla va giù dall'altra. E ogni volta non mi fido di tirarlo dove va la pendenza. Vediamo se anche a sto giro sarà così. Hai un putt che così su due piedi ti direi sinistra-destra. L'hai fatto partire bene alto, è sceso quel cicinin, ma più che altro è corto. Questo mi sembra più un patta alla Gigi. Sì, questo appoggino lì, non morbidino. Non mi fidavo. Ok, adesso allora io patto per il par, vediamo un pochino, perché io invece sono in salita abbastanza dritto. Allora, uno dei motivi per cui ho preferito alla fine lo scuzzetto è che ho superato l'asta e quindi ho un patt leggermente in salita, che teoricamente dovrebbe aiutarmi a poter dargli un po' di più. Non è la cosa che mi piace di più in assoluto, perché a me piace tirarli morbidi, però è più logico, ecco, piuttosto che un putt in discesa magari in pendenza. L'unica roba è che mi è rimasta ancora sulla costa, quindi anche io ho un putt che pende in questo modo, esattamente l'opposto di B di prima. Ma freddo come il deserto del Sahara. Che fa caldissimo, se non ricordo male, tra l'altro. Dipende da quando lo prendi, sarà freddo anche lui. Prima o poi, dici tu. Andiamo alla prossima. Sai che... quando vedete qualcuno che misura sul tee di partenza, non sta misurando l'asta spesso, ma in questo caso il run out. Ovvero quanto spazio ho dietro, dopo aver volato l'acqua, per non andare nell'acqua successiva, 246, e quanto mi serve per volare la prima acqua, 202. Il mio problema è che teoricamente la distanza perfetta me la fa il ferro 3, soltanto che è un po' al limite con il carry, cioè il volo. Quindi mi sa che mi tocca giocare una specie di legno 3 tirato un po' mezzo, perché da questa posizione qui, con anche un po' d'aria a favore, siamo proprio al limite. Ma sai che ti dico? Ferro 3 a bravo! So perché, ma lo sapevo che tra i due avresti scelto la come po'. Mi conosci bene. Quindi è il momento dello svitol. Sì. Ci abbiamo fatto anche un video, ovvero sgancia tutto, libera la schiena come se fossi lubrificato dallo svitol e lascia partire sta fucilata, eppure Andromeda la tira. Mannaggia, stai diventando imbattibile, G. Perfetta. È andata di là. Mi piace quando mi si chiude la vena e esce anche il colpo. Ci sta. Il buon B invece, dall'alto della sua sacca costruita sulle sue peculiarità, ha il legnetto 5. Me l'ha costruito un bravo fitter. Non so se lo conosci. Palesemente non è passato dalle mie parti. Lo so. Ma pensa a te. Allora, legnetto 5, perché Benny tira la palla molto più bassa di me, e quindi aveva bisogno di un bastone che facesse volare la palla. E nel caso specifico, in questa condizione, è perfetta. Perché tu hai un 210? 205 con legno 5, un po' di aria a favore, quindi 202 me li dovrai mangiare agili. Arbascio. Benny, quanto sei? 113 all'asta, vento un pochino in faccia. Ma ti posso dire una cosa? Ti ricordo una cosa. Vai. Questa è
una delle sfide e quindi dei modi di praticare che abbiamo spesso utilizzato entrambi e spesso in sfida, dove ti ho sempre visto patire un pochino di più. Sì, è vero. Patisco un po' il fatto di non avere, non so come dirtelo, il mordente giusto per attaccare l'asta, perché a me piace tirare il green sempre, il colpo del green sempre all'asta. Questo mordente qua mi fa calare un po', come dire, la concentrazione, e anche sul colpo dopo, dove invece è il momento di attaccare. A quel punto giochi sì, un po' di rimessa. Bella, la butto lì. Invece dovrebbe essere esattamente il contrario, dovrebbe essere l'allenamento che ti aiuta a fare questo. Invece lo subisco. Quindi adesso sai cosa ti dico? Tiro all'asta. Ecco, lo sapevo io che l'ho così acceso. Mannaggetta, potevo stare zitto, portarmi a casa la sfida e poi pensarci dopo. Vabbè. comunque io che sono più abituato a essere un po'... calcolatore mi viene più normale, quindi riesco a essere abbastanza incisivo. Si è aperta appena. Bene, hai fatto il colpo perfetto. Hai fatto il colpo perfetto. L'ho messa in avant green vicino alla bandiera, il posto più vicino all'asta possibile, dove poter anche provare a fare. Ecco, io lo sapevo che dovevo stare zitto. Metri? Metri 100. 10 10, un filo d'aria, della fortuna. Un filo d'aria contro, asta lunga sopra il gradino a sinistra. Io mi gioco un 50 gradi morbidello perché la mia idea è cercare di stare un pelo prima dell'asta, in modo tale da avere un colpo a correre in salita. Sì, c'è anche la zona pericolosa, andare troppo lungo. Quello che hai provato tu, bello, ma se poi eri in green e dovevi andare dietro di 5 passi, rischiavi di essere. Sì, ma almeno mi avevo giocato un colpo all'asta deciso, sì, e avrei tirato in vero, anche vero. Quello dopo. Vero, vero, hai ragione. Mentalmente mi serviva questo. E il morbidellone tagliatella in fade. Appena stai impattando la palla in maniera perfetta, ma... che roba! Mi ha fatto uno spin. Ha tirato una spinnata, ragazzi. No, ci vuole il controcampo. Qua dobbiamo trovare uno sponsor coi soldi, perché vogliamo anche il controcampo, l'altra camera. La palla ha ribalzato altezza asta ed è saltata col backspin a sinistra di 4 metri. Sì, il problema è che mi sa che mi tocca andare sottosponda in bunker, tipo a droppare. Adesso andiamo a vedere. Mannaggia a me, ma non potevo fare un appoggino. Cioè, praticamente palla quasi in asta. Sì, è arrivata in asta, ha fatto il rimbalzino e poi guarda dove è arrivata e guarda la bastarda, si può dire bastarda su YouTube, vabbè, non mi ricordo, l'hai detto, che guarda di quanto è in green. Cioè, se fosse stata qui, pattavi, avrei da lì pattato facile, e invece così 1 2 3 4, 5, non sono in bunker. Non sei in bunker. Non sono in bunker. Porca, ma sai che i 5 passi fuori il green li vedo sempre molto più lontani. Invece ce n'è di roba prima di arrivare in green. Guarda, questo bunker che sembra attaccato, erano 6 passi dall'inizio del green. Su questa linea, ovviamente. Allora, c'è un problema tecnico. Benny l'ho acceso, è incattivito con la vita. E ha un putt di 7 metri ed è appena fuori dal green, quindi lui non dovrà muovere la palla. Quindi, dato che sono già un po' in vantaggio, provo a fare una cosa. Tiro una cosa che non sono molto bravo a fare, scuzzetto aggressivo a cercare di imbucare, quindi cercando di passare la buca. Ah, cioè vuoi chiudermi, sbattermi la porta in faccia imbucando, sì, direttamente? Sì, beh, è dritto, dai, proviamo, cioè divertiamoci, farò un casino, però l'idea è quella. Violentissimo. Perché io so che da là, se non imbuchi, poco ci manca. Violentissimo, questa cosa... È un po' contro i miei ideali, io sono più... Più da accostino. Sì, da accostini, da appoggini. D'appoggigio. Vai, vai, vai. E nonostante ciò cerchi di attaccare, rimani comunque corto. Non sono in grado di passare la buca mai nella vita. Però direi, ottima però palla per data. Per me era una palla aggressiva. Pensate che sfigato che sono. Eccala. Allora, ho attivato la modalità bastardaggine di B quando tira fuori
la forza che ha dentro per rimontare è da paura. È da paura, eccolo, lo sapevo. Oddio. Ma bravo, dimmi che non ci avevo beccato. Lo sapevo, se stai cercando di gufare. Allora, è palesemente un po' ricordarti la vocina dietro. Ricordarti quanto sei bravo a fare una cosa, in qualche modo è un po' gufarla. Però in realtà è che ti conosco fin troppo bene. Adesso, chiaro che... Palla al pubblico. No, ma eravamo di qua noi, di qua. Adesso... Palla al pubblico. Mamma, ho avuto paura. È chiaro che adesso è anche un po' fattore C, ovviamente. Un bel po', basta no, solo... però l'hai tirato. Che una delle due palle fosse finita appena fuori, poi ha detto già cambiava tutto. Sì, però quello che dico sempre io è se prendi la mira, vuoi imbucare e ci provi e la palla parte bene e entra, sì, è ovviamente anche un po' di fattore C, ma molto competenza, non tanto l'altra cosa. Infatti, quello che mi è cambiato tra le prime due buche e questa qua è stato l'atteggiamento con cui ho giocato la buca. Di là passivo, aspettandomi, tra virgolette, l'errore, perché alla fine spostare la palla fuori green voleva dire, anche se prendi green comunque è sbagliato, invece via più e guarda più quanto è cambiato anche il risultato tra me che sono più abituato a fare quel tipo di ragionamenti e che quindi hai messo la palla sempre nella posizione sì, migliore rispetto ho sempre alla mia. Cercato di tirare nel posto che mi metteva più tranquillo e ho poi portato a casa sempre il par nonostante non abbia mai tirato ovviamente dal green e quindi non ho tirato con i colpi regolamentari e tu invece quanto sei andato all'inizio un po' in palla per poi capire che non era quello l'atteggiamento giusto e quello che fa questa sfida e questo modo di allenarsi è esattamente questo, ti fa capire come atteggiarti e qual è il miglior modo per gestire dei colpi al green sapendo qual è la zona dove è meglio sbagliare. Esatto. Beh, sei sotto di qualche colpetto, di qualche buca. Un bel po', ma adesso arriva la mia occasione. Tre buche con la modalità di gioco che è la Louisiana, la peggiore. Che è veramente una formula provante. Molto allenante, bisogna sbagliare molto poco. Va bene, allora siamo alla 10, 176 metri all'asta, leggero vento destra-sinistra e da ogni posizione giocheremo... E la prima è quella che volevo fare. Due palle. Centro green perfetto, ma questa potrebbe non servire a nulla perché questa o va meglio o va uguale, ma oppure se va peggio vale questa. Posso dire che palle la Louisiana la peggiore? È sempre stata una forma di gara di allenamento che mi ha messo ansia, però si impara a gestire anche questa cosa qua. Però quando giochi in gara davvero e hai la pressione della qua, gara, in qualche modo questa formula lo replica molto bene. Hai fatto due colpi praticamente fotocopia. Forse via, questa appena, è appena più a sinistra questa sì. Qui. Ma di zero virgola. Col ferro 5 al green, mettere due palle in green, io la prendo e pedalare. Sì Gigi, per giocare una Louisiana con due palle la peggiore servono due palle. Sì, io ne avevo presa una. Vabbè, siamo a posto. Allora, Benny, hai tirato ferro 5, due morbid. Due morbidini di ferro 5, tu invece mi vai di 6. Io il 5 ho paura di doverlo controllare troppo e sai che io e il controllo non è che siamo proprio... Gigi detto anche ovena chiusa. Cappuccino e brioche, quindi proprio perché devo cercare di fare due colpi piuttosto simili, mi è più facile fare due colpi pieni, belli, forti, piuttosto che non due colpi controllati. E il primo è perfetto sull'asta, si chiude appena appena lungo il vento. Lì. Appena corta, ma direi sì. Tanta roba. Avant green lì va bene, insomma, nella parte che non fa danno. Adesso devo riuscire a fare un secondo colpo
migliore di migliore, questo, esatto, e non peggiore. Così ho lì uno scuzzettino, forse addirittura riesco a pattare dall'avangreen. Sono anche in salita, che non è male. Eccola, migliore direi di sì. Volo perfetto, stavolta ripresa anche meglio. Questa è Rita sull'asta. Questa è asta. Sarebbe stata golosa, ma tanto sarebbe stata la seconda, quindi vabbè, ci sta. Si fa un ceppettino. Benny, mi sarebbe piaciuto. Invece no. Non male come palla in asta. La tua, Gigi, invece, guarda che roba. Visto che ci sono, ti alzo il pitch. Col backspin. Venta a favore e spin a tornare. La tua molto bella. Ma grazie, no, vado a giocare quell'altra da laggiù. La realtà è che la seconda è meglio. Vabbè. Lascio giù e ti alzo il pitch. Grazie mille, Gigi. Mentre invece io sono appena fuori. Ok, palla in mano quella buona e palla a terra la peggiore che devo scegliere. Che comunque in avant green qua davanti. Sono in avant green, mi è rimasto appena corto il primo, che ho sporcato un po' il contatto. Qual è il problema? Che ammetto anche io che di solito patterei da ovunque. Questa è una zona dove se avessi un colpo, one shot, probabilmente approccerei, anche perché c'è un po' di bruciato davanti e quindi un po' più difficile farla rotolare. Però devo riuscire a fare due colpi che facciano meno danni possibili, non il miglior colpo possibile, che è un po' diverso. Ne consegue che pattone. Pesta carne! Urca, il pesta carne mi sta dando dei problemi in questa sfida. Allora, looking like no tomorrow. Allora, questo è difficile. Nel frattempo l'ho cambiato, perché le prime 9 buche della sfida era l'altro. No, aspetta, non me ne ero accorto. Eh sì, abbiamo cambiato perché noi chiaramente queste buche non sono a fila. Porca! Quindi, e nel frattempo ho deciso di ricambiare il pat, perché mi è tornato, questo l'avevo prestato a pata e invece poi l'ho cambiato. Allora, via, devo riuscire a fare due pat che mi mettano nella condizione di imbucare per due volte il successivo per poter fare un par. Qui la difficoltà sta nel riuscire a trovare il pace giusto. Cortina. Questa resta in linea, ma appena corta. Questa è decisamente un corta. Abbondante. Decisamente un metro... cortina. Avrò un putt difficile. Quasi un metro e mezzo. A questo punto, giustamente, un po' più forte. Lo so, la seconda va data. La data. Ma purtroppo vale la prima. Conta la più lontana. Oh, il costone. Allora, forse dalla camera non si vede tanto bene, ma c'è una discreta pendenza. Va giù, va su in parabola, tutto di là. Interessante. Asta dentro? Sì, lascia dentro, lascia dentro. Oh, cappa. Ma poi non so neanche se vedo te. Vai, facce vede. Fondamentalmente sulla Louisiana la peggiore. La cosa che sembra più difficile tendenzialmente è il gioco lungo. Invece corto. La realtà è che la parte più penalizzante è il gioco medio corto, perché devi essere veramente un cecchino. Adesso la prima è rimasta un po' in mano anche a Benny, ma anche se la seconda è una palla perfetta, cocco, tac, anche purtroppo per te conta la peggiore. Sono forse appena più lontano io? Sì, ma sì, di poco, però di c'è poco. Il pat più dritto, quindi probabilmente leggero vantaggio tuo. Okay, sui due pat. Vado io. Ok, Benny, non si devono far prigionieri. Bordo sinistro, unico modo per fare par è doppia imbucare imbucata. E poi rimbucare ancora. Praticamente bisogna imbucare due volte il pat per il par. Questa qua mette a dura prova questi pat qui. Grande. Mamma mia, la prima, che bomba! Grande, Gigi, ma questa è come l'avrei tirata io. Forte in centro buca. Adesso la pressione è massima. Avrei quasi preferito sbagliare il primo. Preferivi portare a casa un bughino? Sì, perché almeno così ormai ho fatto. Invece no, devi giocare ancora il secondo. C'è di buono che si è già vista la pendenza, però
Carino, carino. No, oh, no, no, dove sei fermata? No, dove? No, ma non ci credo. Dove? Mannaggia a me, a questi cavolo di patta a morire. Però l'ombra è buca. Se... Beh, la peggiore è questa. Me la dai due palle da... potresti sbagliarlo, però io ti darei un bel data per il bogey. Benny, vediamo se tu riuscirai a portare a casa un par. Non facile. Ok, adesso pat sinistra-destra anche per te, ma con meno pendenza come salita, ma c'è più pendenza sinistra-destra. Esatto, di quella che avevo costa. Io. Però è il tuo, a te piacciono i sinistra-destra e guarda la parte, gli parte lì, morbida, ma arriva lì. Bravo. Questo Benny, l'ho pattato un po' alla Gigi. Sì, bravo, bravo, bello, bello. Chiaramente niente, io dovrei fare il tifo contro, ma è talmente difficile sta formula che guarda, sono contento se si riesce a strappare uno score decente. Quindi adesso secondo, non facile, perché poi c'è la pressione di aver già imbucato il primo, ma è dentro! Andiamo. Ma grande, B! Mamma mia, la vedevo grande come un brucolo la buca. Non ti preoccupare che c'ho tutta la verve e la voglia di ripigliarti. Uno per te, però. Uno per me, prossima buca, par 4. E che par 4, 400 metri, vento un po' in faccia, buongiorno, niente. Fucilata di drive per due volte di fila. Quindi tu drive, prendere... Beh, allora, non è una buca strettissima, no. Out sulla sinistra, ma molto sulla sinistra, e abbastanza spazio sulla destra. Beh, questo è un colpo per questa gara perfetto, che è una bella schioppolata, è rimasta... Partita sul bordo di destra, rimasta sul bordo di destra. L'ho presa altrove, sulla faccia del bastone. E non l'hai colpita benissimo, però... però, allora... Ma come dici tu, in questa gara bisogna anche trovare dei colpi... È un good miss. Bravo, è il miglior errore che potevi fare con il bastone che ti permette di più di sbagliare, di prenderla un po' ovunque e comunque avere un buon risultato. Quindi infatti, direi che... Ti direi che in una gara del genere... Giocherei quasi sempre il drive perché è il bastone che tengo paradossalmente più in campo rispetto a tutti gli altri. E adesso c'è la pressione di dover rifare. Allora, partita un po' più a destra di quella di prima, però gira un filino di più. Raffettino a destra. Sì, ma cioè, direi ottima. Poi in questo momento il raff non è così punitivo. No, quindi è vero, ci sta. Gigi, tu? Stessa strategia? No, decisamente no. Faccio una mattata, ma è una mattata controllata. Allora, qui qual è il problema? Che un colpo, ma due colpi che mi finiscano in un posto tranquillo a sta buca non mi è mai successo. E non ho grossi problemi con l'out di sinistra, effettivamente, quindi in realtà... Però è vero, comunque rimarrebbe in gioco. In questa buca ogni tanto mi parto lo spalancone. Ogni tanto mi parto degli spalanche e poi da destra, insomma, far due buoni colpi diventa difficile. Quindi me la gioco un po' da ragioniere con la vena chiusa. Ragioniere perché tiro due ferrate per mettermi a inizio green e poi da là cerco di giocarmela, spero, meglio di prima. Sull'approccio e patto. Con la vena chiusa perché comunque gli tira due ferrate di media 200 metri. Poco meno. Allora, ferro 3 io spero di fare anche 2,20, 2,30 perché... Orca! Tiro uno svitolo, io te lo dico. Però c'è il venticello. Questo nuovo ferro 3 fa un chilometro e quindi mi baso su questo. Vabbè. La prima direi che meglio di così no, non si può fare. Hai anche acceso l'idrante là in fondo. Ma è partita una trona. Questa poi la misuriamo perché questa la misuriamo a prescindere, non sarà mai quella buona perché questa adesso farò snap. Dritta come un ago, non aveva effetti. Perfetta. E l'ho sentita, sai quando la prendi proprio nel centro del bastone? Ecco. Ok, vai, seconda. Basta cercare di fare, l'hai fatto una volta, lo puoi fare tutte le volte che vuoi, no? Mi sembra un buon ragionamento. Si chiude appena appena, però direi fairway di sinistra contro dritto, vediamo, di fairway, vediamo, entrambe vediamo. Palle perfette. No, beh, dai, no, vabbè. Perché poi col ferro, col chiaramente, ferro, bravo, non arrivi a non arriva poi tutti sti casini. E anche questa comunque l'ho sentita abbastanza piena, quindi non dovrei aver perso troppi metri rispetto alla prima che era una bomba astrale, voglio andare a vedere quanto ho fatto.
Benny. Quanto hai fatto? C'è anche un filo d'aria contro, 2-3-1. Ma pensa a te, infatti immaginavo, perché il mio drive è appena più avanti della 2-3-1. Il problema è che sono con la seconda sono una dozzina di metri più indietro. Vabbè, scusa, però in pista... Sì, vabbè, insomma, va bene. Non male, direi. E, allora, abbiamo calcolato, vediamo, lo riprendo. Dovrebbero essere 178... Esatto, sono 178 all'asta, inizio il green un po' prima per non sbagliarmi e non rischiare. Io mi tiro un ferretto 5, anzi in realtà due ferri 5, tieni Benny, grazie, due ferri 5 e via di andare. Allora, marchiamo la position. La mia idea è mettere due palle all'inizio del green e poi giocarmela sul putt. Vediamo. Tutto per stare al fresco sotto gli idranti, di la verità. Sì, davvero, cioè gli idranti in mezzo, infatti facevo fatica a prendere la misura. E volo un po' bassina, però effettivamente ha raggiunto il suo obiettivo. Lì... Sì, non la migliore, però lì davanti. Non male, va bene. Dove doveva arrivare? Ecco, potevo prenderla meglio, ma dove doveva arrivare? Adesso mi rimetti la palla data come quella di prima, così ti fa quasi arrabbiare poi questa cosa. Eccolo, l'avevo detto. Questa è perfetta. Perfetta, si chiude anche un filo per cercare l'asta di sinistra. E però adesso ti faccio un ragionamento, vediamo se sei d'accordo. Vai. Sai cosa succede? Mm-hmm. Ed è il motivo per cui la seconda è spesso migliore? Perché tanto sai, in questi colpi... Che alla peggio la giochi... Sì, che insomma basta non far danni e quindi la giochi un po' più libero e quindi fai il colpo migliore. Mentre invece quando si comincia ad arrivare vicini all'obiettivo cambia e diventa quasi più pesante la a seconda. A me capita al contrario, se il primo colpo viene bene vado in ansia e sbaglio il sì, secondo. Sì, ma sul gioco corto. Sì, io sì, no, più sul gioco corto, sul gioco incredibile. Lungo... Questa qua è la formula di gara proprio per mettere alla prova il come si ragiona sotto pressione. Ah, non più! C'è troppa acqua davanti? Quando ci sono gli idranti becca gli idranti invece dell'asta, però l'ho presa da lì, ho contato i passi, 154. Vento contro, boh, un ferrosettino morbido. Cioè praticamente mi hai dato solo una ventina di ma metri. Ma perché devi ribadire questo concetto? Io non capisco. Va bene, quindi che cosa mi giochi? Ferrosettino, va? Fammi portare a casa le poche cose buone. Le soddisfazioni. Va bene, quindi questa è la peggiore. In realtà la migliore era decisamente più avanti. Una dozzina di metri. Una dozzina, sì. Una dozzina di metri. Linee praticamente identiche. Una ho preso un po' di discesina. Più dritta e una un pochino arrivata invece con... un po' di drovettino, però il risultato praticamente identico. Ok, adesso hai l'asta abbastanza corta, sì. Leggermente sul bordo sinistro del green. E ferro hai detto? Ferretto 7. 7. Tu da qua sei al limite tra il 7 e l'8. Quindi ancora una volta una scelta un pochino più morbida. Ah, mi fai un colpetto così. Mamma mia, Benny. Questa era bellissima. Benny, hai fatto il colpo bellissimo. Beh, shot of the day. Bellissima. Mamma mia, vabbè, qui hai fatto una specie di punch dritto per dritto sull'asta, forse ti ha preso un attimo di spin, incredibile anche dal rough, così tanto spin, ma l'ha colpita veramente perfetta, sei quasi dato. Try again. Sua sorella. Questa si apre appena appena, è sul bordo destro, praticamente in centro al green. Beh, Benny, sei forse... La più lontana sarà 5-6 metri. Sto pancettino col vento contro, direi che mi è piaciuto. 2-2. E abbiamo palla infossata davanti al green. La seconda mi piaceva un po' di più. Sì. Anche se anche quella era rimasta un pelo corta, ma nella mia idea ci stava. Strano che si sia infossata dopo le idrantate che hanno dato adesso. No, in realtà è anche partita bassa. Il problema è che era carica di spin, si vede, e con... Sei piantumata lì. Vabbè.
Niente. Quindi cippettino, anche perché qui davanti adesso è tutto bagnato, erba bagnata. Qui adesso giocare il pat la vedo difficile. Voglio saltarmi questa prima parte e poi farla scorrere, poi me la gioco sul pat, sperando di mettere due palle abbastanza vicine. La prima è carina, peccato un ribalzino a destra, però direi che vabbè. Tanta roba. Avrei è brutto, è un'altra roba. Sì, diciamo che nella mia idea, come idea, ho detto prova a passare leggermente la buca. Corto. Non ce la posso fare, è più forte di me. Contatto di salitina dietro l'asta che dovrebbe invogliare ad attaccare. Questa l'hai giocata più schiacciatella pallazzolla. Sono e tanto le attaccate così. Una sono attaccate una all'altra. Vabbè, due modi diversi per finire nella stessa alzo posizione. Alzo sto pitch. Benny, vai tu che sei in green e poi vedrò di salvare sto par. Questa dritta all'asta dritta non era niente male. Ha fatto un rimbalzone male in avanti e poi ti ha spinnettato, sì, un pochino. E dal raff è tanta roba, però c'era stato un po' d'aria contro. C'è stato un momento in cui era anche più vicino all'asta. Infatti anche quella là è tornata indietro, però grazie alla salita. E adesso il divertente è che hai un putt che parte da un punto un po' in pendenza. Anche poi il green in realtà è abbastanza piatto, però parte da un punto un po' in pendenza. Non facilissimo. No. Diciamo che, mettiamola così, è molto difficile pensare di fare birdie. Non è così difficile mettere due palle date, perché leggerissima discesa, ma niente di trascendentale, quindi non c'è problema di palle che dovrebbero scivolare troppo forti. C'è una pendenza destra-sinistra che tu non ami particolarmente, però insomma è un pardalo, guardalo, appoggino, praticamente a due dita. Penso appena partita ho detto no, troppo destra. E invece no, ci stava. Cioè, ma più che per la pendenza generale, perché parti da un putt che è su una pendenza e quindi già ti parte un po' a sinistra. Questa mi rimane in mano invece. Mannaggia! E secondo bene, ma non benissimo. Sai cosa è successo? Il primo ho cercato di imbucare. Il secondo hai cercato l'appoggino. Ho cercato l'appoggino. Quello, e io invece sono uno che deve sempre tirare. Quello è l'errore che può capitare proprio in questo genere di sfide, dove cerchi di essere un po' meno, diciamo, a rischio e tirando i remi in barca esageri. Però su dei pad del genere, dai, il rischio, cioè bisogna comunque provarci sapendo che la palla non scorre troppo. Vabbè, pagherò le conseguenze pattando da un metro in discesa. Ok, intanto provo ad andare io a salvarmi sto paretto. Dai, questo è più il mio. Sì. Dai. Destra-sinistra. Sì, praticamente pende tutto verso piatto sinistra, tranne l'ultimo pezzo che sale su, si arrampica. Sì. Non devo anche qua però farmi prendere dal braccino, come è successo sul primo putt di... No, di prima. Bam, forte centrobuca. Cioè, comunque bisogna farla partire la palla. Questa cavolo di sfida ogni tanto ti mette la ridotta. Bravo, ti fa tirare i remi in barca. Sì, ti fa entrare le ridotte. Invece no, si guarda la buca, boom, dritto per dritto. Come on, che par, Gigi. Par con ferro, approccetto, pattino, io sono contento così. Ma anch'io. Vai a imbucare sta formalità che da quella distanza è dall'82 che non la sbagli. Appena quando nato. Sei nato. Ok, vai. Mentre patti, a bassa voce, dico una cosa che non vuole in alcun modo essere una gufata, ma io questo pat non me lo augurerei mai, perché è tutt'altro che facile. Mamma mia, come ti è entrata? Ma cosa ha fatto? Perché è leggermente in discesa, leggermente destra-sinistra, ma non così, ma secco che... da dire mi appoggio sul bordo. Esatto, quella lì ho giocato sul bordo destro, è rimasta dritta lì. È strana, sì, forse quasi da tirare dritta un po' decisa, ma sei in discesa, quindi è un attimo. E doverne imbucare due,
Mamma no, mia, bene, è tanta roba. Tiro su e si va a quella dopo. Ok, buca 12, par 5. 500 metri. 505 per l'esattezza da qui. Leggera però brezza a favore. Brezza marina. Sì, sinistra, destra, ma principalmente a favore. Benny, come abbiamo visto prima, in questi casi è doppia drivata coi fiocchi. La prima è dritta in mezzo. Mi sega, un ago hai tirato, Benny. Sai qual è l'altra cosa che ti frega? Che la seconda palla devi ripartire con tutta la routine come se non fosse successo niente. Devi rimanere concentrato. Guarda, io invito tutti a provare a giocare questo tipo di formula. Questa hai preso prima. appena la punta. Vediamo se vola il bunker. Non lo so, mi sembra di sì. Col vento dietro dovrei averla volata. Sì. Però non proprio invito bellissimo. Invito tutti a provare questo genere di formula per capire quanto rifare il secondo colpo, un po' come la seconda di servizio, non è così easy. Anche perché lo devi tirare in realtà uguale a quella di prima. Se l'hai fatto bene. Meglio, o meglio di quella di prima. Quindi non è che... Ma con il retaggio di quello che è appena successo, che non siamo così abituati. No, no, assolutamente. Da provare. Dopo aver fatto drive. Il ragioniere, comperò la vena chiusa prima. Adesso qui ho una mia teoria. Aspetta, mi avvicino per la teoria di Gigi. Ma perché sai che se non faccio le cose strane non sono contento. Allora, secondo me potrei essere in grado di fare due drive e poi, sperando che anche il secondo, quello meno bello, sia decente, tirare due colpi che possono arrivare, se non in green, a zona green. E poi a quel punto giocarmela un po' come prima, una un po' zampata a cercare di fare per birdie. Fare approach e putt e fare birdie, anche perché sono sotto di uno. E qui un po' di potenza in più mi dà questa possibilità. Quello che mi verrebbe pronti via è tirare una bomba col drive. Solo che non devo farmi fregare. Bomba! Dato che sono abbastanza lungo anche col secondo, è molto meglio avere in pista i primi due. E quindi tiro il drive, ma cerco un fairway finder. Quindi tiro un drive molto morbido ad arrivare proprio sotto il bunker di destra della pista. Infatti, se mi si chiude un po' meglio. Come dice il detto coniato da Benny, nelle buche lunghe non devi tirare il drive lungo, devi tirarlo dritto. Per poi avere il secondo colpo lungo dal fairway. Tanto comunque un ferro lungo lo dovrai giocare. Benny. Bomba di drive, leggero draw. No, ti prego, possiamo andare via così? Non mi no. riuscirà mai un... No. È un drive perfetto. No. Mannaggia. Questa era perfetta. Però un angolo di ripresa un po' più creativo. Questa era veramente, l'ho sentito, ma perfetto. Bellissimo. È godereccio. Godereccio. Si può dire che è godereccio questo colpo? Si può dire che da questo angolo hai sembra che hai i capelli in fiamme col sole contro. Niente, tutto per distrarti e comunque tira la fucilata lo stesso. Appena più a sinistra, scusami, a destra, ma di poco. Non presa bella come quella di prima, ma sti cavolo di nuovi drive. Quella di prima era tanta roba. Sì, ma questi nuovi drive... Devi veramente prenderla, guarda la seconda dove l'ho presa, non so se si vede. Lì, va bene. Sulla punta alta, ma, cioè, se non fai Carla Fracci come faccio di solito ogni tanto io, così in realtà. Poi più o meno parto lo stesso e va. Va benissimo, andiamo a vedere. Gigi, qui adesso è successa una cosa. Un drive in centropista un po' più corto. Sì. Un altro finito un po' sotto le piante, ma... più lungo, un bel 15 metri. È un 15 metri più lungo. Abbondante più lungo. Però è in rough, non un rough punitivissimo, però con le fronde e una pianta quasi davanti. Betulla davanti. Quindi qui come si sceglie? Allora, se ci stiamo allenando dobbiamo scegliere la palla che reputiamo noi peggiore. Cioè quella... Per le nostre caratteristiche, esatto. Per quello che ci sentiamo più difficile. Perfetto, quindi potrebbe essere quella palla là se la posizione di scoda è troppo lunga la buca magari, o questa se
diciamo, non ci sentiamo da giocare sotto le piante. Visto che stiamo facendo una sfida, Gigi, scegli tu per me. Allora, ti dico che cosa scelgo e perché, poi tu onestamente mi dici se effettivamente è la condizione un po' più difficile. Allora, quella in pista è abbastanza lontana per non permetterti di arrivare comodamente in green, quindi non puoi tirare un legnetto 5, dovresti tirare un 3 a bomba e una comunque palla presa perfetta arriva a inizio, sì, green. Quindi fondamentalmente due palle ti permetterebbero di metterti a forse 20-30 metri dall'inizio del green e fare un approccetto. Questa posizione ti permetterebbe forse di arrivare un pochino più vicino al green, ma in maniera molto più difficile. Quindi io sceglierei questa perché è più provante e perché nell'economia di due colpi è molto più difficile fare due colpi buoni da qua. Esatto. Però io nel mio, so che è sbagliato perché forse dovrei giocarti contro, però spero, ti metto qui anche perché spero che in realtà ti escano due colpi belli, perché sarebbe veramente tanta roba, cioè andresti via veramente con un carico camminando a mezz'aria. Sì, perché riuscire a fare due bei colpi da qua non è scontato. Ti dico cosa avrei scelto io? Sì. Se avessi dovuto sapere che dopo avrei dovuto giocare una sola palla, avrei scelto questa. Sì. Cioè, one shot, ti dico, no, scelgo questa qui, tiro una, sì, randellata. Perché a te si accende la creatività. Vena. A giocarne due, da lì metto la palla a 60 metri dal green per poi avere un facile approccio, ah, è vedi, molto non avresti facile. Neanche giocato il legno sotto, no, il green, avresti, no, tirato, no, a 60 metri. Sì, avrei giocato, vedi, un ferro 5 a metà palla a 60, vedi, metri e mi sarei tolto il problema. A maggior ragione questa in qualche modo diventa la più provante. E quindi si gioca da qua. Adesso sono curioso di sapere come però la giochi. Allora, vedo in mano un legno. Visto che da qui teoricamente non sarebbe neanche troppo difficile mettere la palla quella lì ai 70 metri dal green, anche se era chiaramente più facile da là, a sto punto però sono a una distanza dalla quale potrei riuscire ad arrivarci. Io ci provi? Provo. Due randellate là sulla destra in draw con un legno dal rough. L'asta è esattamente praticamente dietro a questa pianta leggermente di sbieco. Sì, quella. Da tirare una fucilata. La palla è in rough, in un rough abbastanza giocabile, ecco, per carità, però la palla parte bassissima col draw. Guarda che questa è bella, questa è tanta roba, questa è molto forse bella. Forse non è rimasta in aria abbastanza per arrivare proprio sotto il green, però hai disegnato la buca e boom, secondo me sei lì nella valletta davanti al green. Adesso il problema è rifare un colpo uguale o migliore. Per niente scontato. Migliore. Parte più a destra, ma più alta e con più draw. E urca, questa è bellissima. Migliore. Bella. Questa sta ancora rotolando. Flirta col bunker di destra del green. Ma direi che si va via soddisfatti camminando a mezz'aria. Benny, tirerò da qua perché è decisamente la peggiore. Sì, decisamente, a 280 metri dal tee. Sono appena in rough, ho anche un filo le piante davanti, è rimasta troppo dritta, appena prima del bunker. Ma invece quell'altra perfetta. Il problema è che l'altra, che ti ho detto, per favore fammi giocare qui, è un chilometro avanti ed è in centro alla pista. Aveva anche schivato il bunker. Ha schivato il bunker e quello lì è il paletto dei 200. Cioè, quello lì a destra. Diciamo un 2,90 easy tirato morbido quando cavolo mi ricapita. Adesso invece mi tocca giocare da 2,25 probabilmente, sì. E sono proprio in quella via di mezzo dove potrebbe starci un ferro 3 un po' a cercare il flyerino oppure un legnetto 3 ma molto lavorato. Aspetta che ti guardo negli occhi, ferro 3 a bomba secondo me. Sì, esatto. Ok, allora, uno dei motivi per cui tiro il ferro 3 è che la palla sia abbastanza incicciata, quindi è abbastanza sollevata, e perché non voglio che mi parta a destra con il legno che è più bombato, ho meno il controllo di dove parte. È vero, se la prendi un po' di punta potrebbe partire molto meglio di là. Un ferro. Il problema sarà che quando andrò a droppare, se la palla non mi rimarrà sollevata come questa, col cavolo e col ferro 3 arrivo in green. Quindi
devo tirare è molto vero, bene questa e poi sperare che la palla mi galleggi nel raff anche con la seconda. È vediamo che mi è successo anche a me mentre ho droppato la palla prima, che per fortuna si è messa in posizione giocabile, ma è un attimo qua in questo raffettino un po' spugnosotto. Questo raff estivo tiene su bene la palla, ma non sempre. Ferro 3, basso, mamma dritto, mia, ruzzolo. Stingherata, non esattamente il colpo che volevo fare, ma però va bene. Sai qual è il problema? Che nel raff così estivo, un po' morbidino, quando arriva rotolando magari sta su. Quando e, fai... E quando la droppi che... mezza e mezza va. Adesso dai, qua mi tocca una randellata e vediamo cosa succede. Speriamo parta un po' di flyer. Voglio tirare fuori il pestone. Urca! Molto più bella di quella di prima. Meglio di quella di prima. Urca, che sassata. Mi sa che abbiamo palla in green con la seconda. Tanta roba. Era meglio cercare di prendere meglio la prima, che era pure messa bene. Ma no, dovevi riuscire a prendere, mettere la palla in un buco col drive. Forse era quello. Quella che è decollata meglio, cioè la seconda, che tra l'altro era messa anche peggio, decisamente tanta roba. Perfetta qua per un facilissimo approccino a correre, ma non è quella da giocare. Conta la prima, che parte un po' più bassina, ha fatto molto meno strada. Centropista lì. E a quanto sei? Vado a misurare, guarda, te lo dico al volo, resto attaccato con la camera. Raccontami un po', perché così a naso sei vicino alla tua mattonella del lob. 44 metri. Appena troppo. Appena più su, lunga della mattonella. Perché dei 40 metri. Tu da 40 hai quel cavolo di mezzo lob. Mezzo colpo col 60 gradi. Però, ti dico che sono fiducioso. Devo tirare così lontano. Quindi adesso è 44 metri, che è appena più lungo del tuo mezzo colpo col 60, ma c'è un filo d'aria a favore. Sì, che quest'aria a favore potrebbe essere la panacea di tutti i mali. Tutto dipende solo da come rimbalza lì davanti. Perché sì, perché c'è il gradino proprio davanti. La cosa difficile è che l'asta è appena sopra un gradino. Guardalo, mamma mia che mano. Rotola. Ah, non l'hai tirata per aria col back. No, perché c'è proprio quel gradino lì che mi infastidisce. Quindi ce l'hai fatta arrivare più morbida e un po' più rotolona. Rotolona, ma sempre col 60? Sempre col 60. A farlo arrivare lì che mi fa impressione. Io se provo a fare un colpo del genere col 60, se non è flappa, poco questa ci manca. Questa è perfetta in buca. Questa è in buca. Allora. No, corta. Questa l'hai messa quasi dai, data. Ci stavo a imbucare una palla inutile. Così. L'ho imbucata, serve a qualcosa? No, grazie. Patta da più lontano. Ciao. Piccettino a correre. Però devo andare a recuperare la mia altra palla. Ma pensa a te. Che non serve a niente. Mi hai detto aspettami qua che riprendi, qua ti manca ancora l'altra palla. Sì, perché l'altra è in green, altezza asta. No, vabbè, stato un ma dai. Bellissimo. Bellissima. Non serve a niente. E scusa B, ma una delle tue due palle è praticamente sulla linea, quindi... Ah, puoi tirarla via comunque. Te la marco. Ok, vai. Allora, due scuzzetti col pitch a correre e vediamo cosa succede. Allora, ti lascio le tue due palle qui. Grazie. Marco la mia. E adesso qua bisogna tirare fuori la zampata. Colpo perché a strello. Allora, intanto tu non sei messo male e sei... Da quella misura potresti tirare comodamente due pat dentro. Io, che sono un po' più cane sulla pat, devo cercare di portarmi avanti con l'approccio. Guarda come si prepara con le antigufate. Vai, rotola. Su e arriva su perfetta sul gradino. Altezza asta, forse appena troppo sulla sinistra, però buona, altezza asta va benissimo. Vediamo questa. Punto si gioca in bucare. Questo più a destra, pin high uguale dall'altra parte. No, vabbè, questa era data. Vabbè, mi sono ritagliato la possibilità di fare un birdino da una distanza che mi è più consona,
tu se mi imbucherai, io imbucherò bene, vediamo. Mamma mia, insomma, perdi piume. Ci sto provando, raga. Pat per il birdie, anzi doppio pat per il birdie, leggera salita, leggero sinistra-destra. Allora, ammetto, a volte potrebbe sembrare che io cerchi di gufare e perdere piume qua e là, ma nella realtà io racconto solo quello che ho visto negli anni, e sono decenni che ti conosco, e tra le tue peculiarità positive, Benny, non ti gongolare, ma ne hai anche di negative, tra le positive hai una gran mano, e questo approccio lo dimostra, hai una abilità su questa distanza di putt che ti invidio molto, e quindi non lo so, se poi questa cosa spero ti galvanizzi e non ti affossi, però è un dato di fatto che tu questi putt, eccolo là. Bra, hai detto bene, mi stava galvanizzando mentre ascoltavo. Il primo putt non sapevo dove volevi andare a tirare, a parare, quindi ho tirato. Secondo, se dicevo, cavolo, sai che quasi ci sto credendo anch'io. Però è vero, è così. Ci tiro. C'è un cavolo da fare. Comunque, Birdie con Louisiana, Birdie la con peggiore. Louisiana, non so, ma nelle varie fasi dell'allenamento, perché questa formula qua l'abbiamo usata tante volte per allenarci, pochissime i birdie erano veramente veramente rari, certo. Anche perché bisogna bucare due putt solitamente da distanze non proprio facilissime. Non data come per esempio potrebbe essere la tua. Mentre per esempio per me questa distanza di putt è da sempre quella che mi mette più ansia e più stress. Quando sono in ritmo e ne imbuco tante, da questa distanza faccio score bassissimi. Però non proprio easy. È quella distanza che è quella che potremmo definire un po' fuori dal dato. 1,40 m, 1,50 m, un po' in costa, un po' in salita. Il primo senza neanche pensarci. E adesso interno, sale sinistra, sale la pressure. Mamma mia, sale la pressione. Attenzione che se chiudiamo con 4 birdie praticamente di fila qua, salto per aria. E come on! Come on! Giuro che per me questo putt è veramente ostico, quasi preferisco pattarlo da più lontano, da un metro e mezzo più lontano. Infatti poi, l'ultimo ti ho visto che eri un po' più titubante. Sì, poi ammetto che, boh, non lo so, mi piace raccontare le peculiarità positive degli altri giocatori, mi rendo conto che mentre racconti le tue, racconti quelle negative. Sì, ed è una tara mentale che invece nel tuo gioco tu sei relativamente ottimista. Sì, sui però colpi. Preferisco un ottimista realista. Quindi quando arrivo in un punto che so che per me è difficile, mi piace ricordare a me stesso di non esagerare con la confident, perché questo perché è una posizione... Perché il gioco del golf ti rimette subito ai tuoi posti. Oh yes! No, vabbè, alla pianta, la prima sull'angolo del dogleg, 260 metri. Benny, ma perché siamo mai da raff? Perché dici tu, perché queste, giocare da raff? Perché queste tre buche della le sfida giochiamo cercando di tirarci indietro quanto più possibile per replicare le mitiche buche da tour, quelle da quasi 500 yard. Questa siamo 4. Arrivati molto vicino alle 500 yard, abbiamo allungato di quasi 40 metri la buca 13, che già è oltre 400, e adesso penso sia una buca di un bel 4,50 quasi, però non arrivo all'angolo, è la buca dogleg dove non arrivo al taglio. Quindi io sto un po' a sinistra, guarda, te la gioco così. Perfetta! È un po' tanto a sinistra. No, giusto. Perfetto, dove volevo metterla. Fermo a sinistra. Perché se non sto così tanto a sinistra, rischio di non vedere i green o di dover giocare un legno in fade, che purtroppo non è il mio. Il problema è che c'è anche vento contro, quindi non so se col legno arriverò ancora in green. Mi sa che i tuoi cavalli in questa sfida saranno più utili. Oltretutto, da questo tee di partenza qua non avevo notato, ma per te ci sono le piante davanti, queste di sinistra. Sì, c'è un po' di piantina. Non mi parte fortunatamente così alta, ma non di tanto, più bassa. Io ho scelto questa, sì, qua è comodo, si vede tutto. Per te no. Allora, io provo a tirare dritto per dritto al filare di
di cosa si chiama? Cipressi? Pioppi cipressini. Bomba alla Gigi che parte a sinistra in fade, ma non fade. No, niente. Ecco, io lo sapevo. Cosa succede? Che la vedo lunga e mi viene da dargli come un caimano del Gange. In questo caso gli hai dato la manata, pull che non rientra. Perché ci sta, perché io tanto poi gioco a un po' a rientrare col fadeone. Il problema è che non l'ho fatto riuscire a ritornare perché ho toccato gli alberi che ha detto Ben. Ma sarà stata una gufata la mia? Sarà stata una gufata? 113 all'asta, aspetta che prendo anche il bunker. Tu hai detto 113? Sì, e a... sei sicuro? 113? Ho detto 100. No, vorrei 113 forse. 213? È che lapsus, ma perché non sono abituato a vedere numeri così alti col 2 davanti. 213. E 193 a, prima del bunker. E tu sei lì, tra l'altro, quindi siamo alla stessa altezza. Guarda, il problema è che... ti ho dato un metro solo perché tu hai preso tutte le piante di Sherwood qua. Sì, allora... io così a caso ti avrei già preparato un bastone, dimmi se potrebbe andarti bene. Ferro 3. È sensato. Sì, mi hai letto nel pensiero perché, allora, di solito io da qua potrei tirare anche un legnetto morbido. Te lo prendo. No, però a me il legnetto tende a partire ancora più a sinistra, esattamente come il drive di prima. E dato che ho questa pianta, preferisco un ferro, la faccio partire un po' più a destra e cerco di farla tornare col ferro, ci riesco. Cioè, me ne giochi in draw? Sì, quindi no, cioè draw. Cerco di tirare un colpo quasi dritto, che con i ferri mi viene più facile che con i legni. Ok, mi piace la cosa. Poi gli altri lo potrebbero anche chiamare dritto, per me sembra un gancio. Mi piace questa visione realistica degli effetti. Bisogna un po' conoscersi, sennò già ho fatto un mezzo danno e sto qua sotto. Questa era una stafilata importante. Toccato appena toccato però perfetta, vai, corri qua, dritta, ha perso solo un po' di velocità toccando le frasche, ma è rimasto dritto. Sai che secondo me sono alla mia classica distanza da ferretto 8 a correre. Ma sai che forse ci ho proprio girato un video da lì. Sì, è probabile. B, sei avanti di qualche metro, siamo a 205 dall'asta. 206 all'asta. 206. Sparo questo legnetto 5, un po' di vento contro, magari non arriva su, ma nelle zone centrali del green dovrei riuscire a portarla. Ah, si chiude appena, vola. Allora, un piccolo spizzichello, palla vola. Bassa. No, ho preso la spondina del bunker. Bunker sponda, bunker dentro. Però questa è la classica riprova del fatto che più la buca diventa lunga, più bisogna cercare di prendere il fairway, perché giocando un bastone da 200 metri al green è meglio essere in centropista piuttosto che no. E proprio pensare quelli che lo fanno di lavoro, quelli là in TV che più o meno 6-7 buche a giro ce l'hanno così. E che giocano dei ferri corti al green. E che la mettono anche in asta. Bene. Gigi, mentre io mi ristudio il nostro video dove facciamo il man versus golf, il mezzo colpo da 50 metri. Video 230? 236. Però me lo guardo io, tu non te lo faccio vedere perché sennò potresti mettermi la data. Tu ci giochi un ferretto 8 a correre. Sono rimasto bello davanti, è frenato tanto. Le fresche frasche hanno frescato molto la palla. Le fresche frasche. Però rimane proprio qui, 50 metri. Ma ottimo, rimbalza su, vai sul gradino. Gigi, ma che qualità c'hai in questi colpi qui? Bella B! Guarda, mi è rimbalzata lì e non ha avuto la forza di saltare fuori. Comunque mi hai fatto il club drop, che quello lì è un mio marchio di fabbrica. È una vita che speravo di riuscire a fare un colpo che valesse quel gesto. E questo a sto giro il colpo è valso, gran palla. Ma Benny, non è da meno.
scivola appena appena. Beh, insomma, adesso scivola. Abbiamo messo due palle, Benny, che... Appena appena da fare il club drop. Abbiamo messo due palle, Benny, che mi sento veramente orgoglione. Ma che roba. Bravo, B. Ciappa i pat, va? Aspetta che rastrello, va? Tocca a te, poi faccio il grosso e poi è la volta che tu imbuchi e io sbaglio. Però finché sono più vicino, asta fuori. Questo è un pat di 3 metrini abbondanti. Guarda, te li conto. 1, 2, 3. Proprio 3. Leggerissimo, allora. Destra-sinistra. Che non è proprio il mio. Pattiamo stesso numero di colpi. Ricordiamoci che è una gara match play, quindi a buche. Decisa, ma appena fuori. Buona. Given? Yes. Così? Vabbè, ma violento. Ma quando mai hai sbagliato un patto a quella distanza, Benny? Mi prendi in giro. Sapessi. Allora. Qui siamo in zona Gigi. Sì, cioè quella dove veramente me la faccio nei pantaloni. Non è proprio il pat che tiro con più decisione in assoluto. E infatti, no! Però anche tu sulla zitto sinistra. Ma datti fiducia ogni tanto. Tutto pari. 136. Eh sì, c'è lì il palletto dei 100. Sì, sì, ma non è quella la buca. No, perché siamo in fairway della 11, ma giochiamo la 14. Ci siamo tirati dietro di un bel chilometro. I tee sono quelli, teoricamente, ma siamo in fairway e sono 202 all'asta, che è dietro il bunker di sinistra. Allora, sai io cosa ti dico? 202 è già una buca troppo comoda. Ah, la vuoi più lunga? Vieni qua. No, giochiamola. Vabbè, però, 200. Boh. No, allora qua dobbiamo capirci, cioè io qua sul gioco lungo me la posso anche cavare e faccio anche degli approcci da 40-50 metri che la metto quasi data. Il mio problema è sempre comunque il putt ad imbucare, quindi puoi tirarmi dove vuoi, perché se mi entra il putt va bene, se no è un disastro. Però hai notato come effettivamente nella buca di prima abbiamo portato a casa due bogey, ma la colpa non è stata in realtà del gioco lungo. Più del gioco corto, per assurdo. È certo che il gioco lungo ci ha portato a essere tirati sul gioco corto. Esatto. Però esatto, se avessimo fatto un buon risultato sul gioco corto avremmo portato a casa un parettino facile. Invece ci siamo fatti un po' sfuggire la cosa. Ma quanto vuoi tirare? Dai, su. Spalla da qua all'inizio del bunker. Quanto è l'inizio del bunker da qui? 203. 203 all'inizio del bunker, quindi all'asta sarà 2.16-18. Che farà un po' fatica a prenderla da questa distanza. Allora, siamo a 2.16. Ancora? 2.16. Facciamola da qui. 220 metri. 222. 2.222. Qua. Qui. Vado a prendere... Boh, un missile. Non lo so. Per te è il ferro. Io invece giocherò con legno. Ok, vabbè, ti piaceva 2-2-2, facciamo 2-2-2. Sì. Poi dire, è un green facile da prendere, sì. Da 220, un green impostato, sai, da ferro medio. Sì, è quello, perché i progettisti chiaramente fanno i green della grandezza in funzione del colpo medio che si tirerà per prenderli. Okay. Questo è di solito è una buca dove si tira un ferro 6. Che bella! Allora, alta, dritta. No, bella, lato giusto del green. La parte aperta del green. L'hai vista cadere? Green a destra, perfetto, nell'imbucatura larga. Mi sono dimenticato assolutamente l'asta. Mira al centro del green, prendi il green e vedi di pattare. Ma lo sapevo che è ancora a distanza da ferro. Sono al limite del ferro, anche perché c'è un po' d'aria a favore, quindi mi aiuta. La mia idea è quella di tirare forte verso l'asta a sinistra, nel green a sinistra. Se mi si apre, che è il mio colpo, mi va verso il centro del green, dove è anche più aperto perché non c'è il bunker. Se mi rimane dritta, dovrebbe avere la birra per volare il bunker e arrivare in asta. Quindi... Quindi questo è sfruttare quelle che sono le caratteristiche di gioco. Questa è una cosa importante
se si sa quali sono i colpi che possono partire, dritta va dritta. Dritta e dritta. Dritta e dritta. Vola, vai. Vola. No. 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 Così bunker. A naso che non è che si veda bene, ma mi sa bunker. Di volo in bunker non penso che abbia avuto la forza di saltare su dalla sponda. Vabbè. Vabbè, però, io che ci hai provato. Allora, ma sai che in realtà non eri neanche lontano dall'asta? No, è solo rimasta troppo a sinistra e insomma sì, più o meno all'altezza era il centro del green abbattuto. Allora, c'ho un'uscitina di quelle polpastrellose con anche un po' di vento a favore, che almeno così non mi impano con la sabbia. Il problema è che l'AI è ancora in leggero discesa, palla più bassa dei piedi e l'atterraggio della palla sul green sarà in discesa con asta cortissima. Questo è di sano polpastrello. Taglione sotto! Ah, solo appena lunga, spinna! La paura di rimanere in bunker cercando di farla battere proprio appena in green era troppa, quindi mi sono lasciato bello tranquillo. Adesso preferisco, perché così almeno non sono alla distanza del pat di prima. Dice, meglio imbucare un pat da pensate come sto messo, se non mi metto a praticare quei pat diventa dura a giocare. Ah, green l'hai preso, tanta roba, chapeau. Adesso è un cost to cost, cioè da una parte all'altra del green. Per prendere la parte di green, diciamo, più aperta, con l'asta invece nascosta dietro il bunker di sinistra, adesso hai un pat decisamente lungo. Ma sai una che... roba tipo 25 metri, È una di quelle cose che mi infastidisco. Di solito miro sempre all'asta perché preferisco avere i pat da vicino piuttosto andando in bunker che non pattare da lontano, che non sono capace. E sai cosa succede anche? Che quando cominci a dover fare uno swing più lungo sul pat è molto più difficile tenerla dritta. E i nostri green all'italiana, che non sono mai iper veloci, soffri, Inizio a tirarla forte, in questo caso non l'ho presa bene, mi è partita subito saltellando e palla da una parte, buca dall'altra. Ok. Senti, mi hai dato questa chance, devo assolutamente provarci, almeno provare ad arrivare alla buca, che è il mio problema. È un pat lungo ma non lunghissimo. È solo quel po' di pendenzina sulla parte finale. Eccola che adesso dovrebbe attivarsi. Ma te l'ho detto, arrivaci. Mannaggia, niente, è più forte di me. Solo... Never up, never in. Corto. Allora, l'uomo magnanimo me l'ha data, però guardandomi e dicendomi, tanto non serve, io la imbuco. Mi piace la sboronata. Anche questi fuori onda qua. Sei uno sborone, ma mi piace questa cosa. Quindi, e poi effettivamente questa è la tua distanza. È quella distanza da cui ti ho visto imbucare un sacco di volte. Vabbè, allora, non solo hai 600 metri di buca, ma... È bellissima da qui, Sì, c'è acqua davanti qui, che ok, tutto ma un c'è una seconda saltare. Acqua? C'è un green, un'acqua laggiù, che di solito è quasi fuori gioco, che è oltre 200 metri se la voli dritta. Ma se per caso vai, cominci ad andare un po' a destra, segue allungandosi. Segue allungandosi fino ad arrivare a oltre 250 metri più o meno, quello che ho beccato. Ma che buca ingiocabile è? Mi piace, mi piace. Ma 600 metri direi, drive. Verso il bunker o a sinistra del bunker? No, tiro verso a sinistra, più che altro perché ho paura di andare in acqua. Bravo. Là! Ma sai che bella forse vera, però lì è troppo a sinistra e rischio di essermi chiuso il secondo cioè, è colpo. La linea giusta dal tee che sta a 90 metri, quasi 100 metri più avanti. Da qua secondo me non è bellissimo. Io invece c'ho un'idea. Attenzione! Sono preoccupato. Bene, ma tu sei matto a cercare di fare la buca giusta. Io tiro tutto a sinistra. Qui c'è un'acqua che il mio slice se la mangia a colazione. Ma qui tu provi la Tiger Line. Ma sì, io tiro tutto a sinistra. Il green è di là. Sì, quindi vero, io vado direttamente dritto verso il green. Bomba la Deschambault. Butto nel raffone là, faccio un altro colpo. Boh, non lo so, però mi sembra più logico. Effettivamente la accorci anche un pochino, quindi diventa... Solo 5,80.
Bravo, mi sembra un'ottima scelta. Fucilata fotonica. Mamma mia. L'ho anche chiusa. È sganciato. L'ho anche chiusa pur di non andare a destra. Spettacolo. Avendo allungato di un centinaio di metri, e teoricamente di solito si finisce più o meno in quell'area lì, invece sei lì là, praticamente sotto le piante, e praticamente vedi che alla fine verrai dove sto andando anche io, cioè sì, a sinistra. Taglio l'angolo sul lato sinistro, mi butto là, proviamo ad arrivare al green da una zona più agile, che sennò qui devo proprio solo buttare un colpo 50-60 sì, metri avanti. Volendo seguire il dogleg perdi molta più distanza, sì, e te l'allunghi. No, più che altro che non avrei poi un colpo al green decente, perché metterei la palla a comunque più di 200 metri al green a sto punto. Pancettigno basso giù per di là. Ferro? Ferro 5. Ferro 5, punch basso, giù di lì. Bello! La. Bello! Rotola, guarda come rotola nel durone asciutto. Guarda che quando si vede quell'erbetta gialla lì, tu sai che la palla corre, corre, corre e zampetta bella allegra verso il tee della buca 3. B, sono indeciso, quasi quasi rifaccio il colpo della 13. Sì, ma giriamoci della prima al contrario. Perché sono riuscito a mettermi praticamente nello stesso punto da cui ho tirato il secondo colpo alla prima buca di questa sfida, e invece sono al secondo colpo dell'ultima buca di questa sfida. Penso che il loop che temporale è pazzesco. Che fatto. Sei tornato indietro nel tempo. 5 metri più in là. Allora, ho queste fresche frasche davanti, quindi non posso giocare troppo a sinistra. No, io giocavo da laggiù in fondo a destra, dove si vedono gli irrigatori, e ho tagliato sul lato sinistro le piante. Tu sei già a sinistra, quindi io sono già fortemente a sinistra. Ti conviene. E niente, tiro praticamente a destra di quel pioppo cipressino, dovrebbero esserci 150. Ah, quindi fai una sbombardata sopra. Sì, sopra, oh, un ferro 4 e poi tirerò un ferretto. Boh, speriamo di arrivare in pista. Scusami Gigi un attimo, ma... Dimmi, ma non dimmi caro. Ma lei ha detto un secondo fa, ferretto lì davanti che poi gioco il green. Ma lo sai che io non ce la posso fare. Ho visto, mi sono messo giù col ferro, ho visto che teoricamente c'era spazio per un colpo basso fortissimo lì verso quei pinetti, e ho detto legno, ma sì, si vive una sola volta, viviamo pericolosamente. Mi piace, cioè più la buca diventa lunga più a Gigi sale l'ignoranza. Ma vuoi mettere una buca di 600 metri? Sto tirando il secondo per arrivare a meno di 100 dal green. Scusa, ma fionda, adesso mi parte una deschamboata, ragazzi. Oh, Hercules, ma che colpo, Benny! Ma che colpo mi è uscito! Oh, che devo recuperare, che tu mi sei up così pronti via, che stavo anche... ero già avanti, già mi pregustavo la vittoria. Questo, niente, sempre da dietro così. Ok, allora, sei riuscito a prendere la misura, perché l'asta è dietro questi pioppi cipressini altissimi. Vuoi, ti posso dire la misura di ognuno di queste piante qui, perché con il telemetro si beccavano solo quelle, ma sono riuscito a prendere anche l'asta laggiù nascosta, 153 metri, un po' di bunker davanti, bomba sopra a tutto. Tanto cioè, che ho preso una buca che dire alternativa di qua e dir poco. Passi davvero sopra anche ai pioppi? Sopra qualsiasi roba. Comunque è incredibile come una buca di 600 metri con il duro secco estivo. Wow, ah, che bella questa, eh? Ah, bellissima, Benny. Solo un po' a sinistra, forse. È diventata relativamente corta. Ho visto rimbalzare corta una roba, ma poteva anche essere un uccellino che si sposta, però l'ho vista rimbalzare. Dovrebbe essere green a sinistra. Tanta roba. Ci bravo, sta. B. B, cosa ci devi spiegare? No, siamo noi che dobbiamo spiegare a Ale Rubelli di Caddy Maps che nella mappa della quindicesima buca, dove il tiro di partenza parte più o meno qui, noi in realtà siamo partiti da qua. Aspetta, sono andato fuori dal... Tu Gigi sei andato col primo colpo qui, col secondo colpo qui. Cioè,
Ale, disegnaci anche delle zone dove finiamo noi, perché qua Gigi è sempre stato fuori, ma non sul bianco, cioè fuori dalla carta. Come facciamo? Non abbiamo indicazioni. 67 metri all'asta, Gigi, in una buca di 600, direi tanta, tanta roba. Sì, tra l'altro il bastardo qua, cioè, ha fatto un colpo assurdo. A me sembrava che fosse andata a sinistra, col cavolo. Sì, è a sinistra dell'asta, ma credo di 2 metri. È a sinistra, effettivamente. È in asta, come cavolo hai fatto? Ma ribaltato sulla collinetta lì del bunker, cioè, lemme ha preso la sponda e è tornata giù. 67 metri all'asta, sta corta subito dietro il bunker, serve un bel colpone alto. Alto è alto, prova la mia stessa sponda, vediamo se sponda uguale. Batti, scivola a destra! La mia ha preso probabilmente la salitella ed è tornata giù a destra, la tua l'ha presa più dritta e ed è rimasta appena sopra, mi sa. Collinettina lì. Guarda la differenza, eh! La tua ha battuto qui sulla salitina della collina e qui ha preso lo spinnettino, è andato a destra. La mia ha battuto qui sopra, picchia in discesa ed è scivolata fino avanti. Spinnettino è andato là. Vabbè, niente. 2 metri di differenza di volo, 5 metri di differenza in realtà totali, a vantaggio mio. Pattigno in discesa. Gradino, destra, sinistra il primo pezzo, poi il secondo rischia quasi di tornare dall'altra parte. Pat molto interessante. Il pace sembra quello giusto. No, è cortina. Oggi mi sei timido sui green. Ti ho lasciato la porta aperta. Grazie B per la palla data e adesso tutto nelle tue mani. Non è una palla data, era... inutile pattarla quando in buco questo. Niente, che sborone. Già la buca prima mi hai fatto un mini drop del bastone. Perché ero sul green. Giusto per farmi capire che è il tuo marchio di fabbrica e non il mio. E Ale, ciao, niente, vabbè. Un altro drop. Grande B. Bella G. Ci sta. Allora, allungare le buche, che cosa ha portato? Ha portato al... adesso devo tirargli forte a tutta manetta. E io mi sono per esempio concentrato solo sul tirare forte e non sulla parte del gioco corto, perché mi sembrava meno rilevante. Bravo, invece quando le buche iniziano a diventare più lunghe, inizia a diventare più importante la parte strategica e mettere la palla nel lato giusto del green. Approcciare e pattare bene. Poi ovvio che ci può essere colpo più o meno fortunato, più o meno bello come questo qua che prende la pendenza e torna giù. Però quando la buca si fa difficile, si fa soprattutto lunga, è il momento di stare calmi e fare i colpi giusti, non tirare. Posso dire una cosa per cui qui sotto nei commenti ci saranno tantissimi che mi daranno contro? Vai. Ma quasi mi verrebbe da dire che più la buca è lunga e più il giocatore, non dico corto, ma più preciso, anche se un po' meno potente, vince più facilmente contro il giocatore un po' irruento e che a quel punto va un po' fuori giri. Mentre ti dico anche il contrario, è nelle buche un po' più corte che chi ha più cavalli riesce a recuperare un colpo diretto, magari arrivando molto vicino al green, molto vicino al green par 4, in due colpi in green par 5 e si brucia via la concorrenza. Waggle. Allora, waggle. E dopo una remontata di B, di quelle veramente da paura, ma lo sapevo che l'avevo acceso. Ti vengo a prendere. Mannaggetta, adesso ultime 3 buche e come ce le giochiamo? Ce le giochiamo con colpi speciali, ovvero proviamo a tirare soltanto colpi che sono fuori dalla nostra strategia ordinaria. Questo per abituarci un pochino al polpastrello e anche a controllare colpi che non facendoli mai, se no praticamente se il giorno che ti servono sarebbe da matti tirarli fuori in gara. Bravo, quindi ottima forma d'allenamento, un po' stravaganti, fuori il polpastrello. E per questa buca abbiamo deciso che tu mi piace perché abbiamo deciso, ma in realtà ho deciso io che tu mi giocherai un mega feidone, perché è una buca dogleg a destra con tutti dei laghi
che coprono un pochino sia il fairway che il green, 240 metri più o meno, esatto, la direttissima. Se si riesce a tagliare tutte le piante si può arrivare direttamente in green con soltanto 240 metri. Nel mio caso provo quindi a aggirare le piante con un colpo a banana, che non è il mio effetto preferito, io preferisco un leggero drop. Vai B, facci vedere questo feidone imperiale che è più del team G. So, questa è una buca che, se giocata diciamo normalmente, è anche discretamente lunga, perché te l'allunghi un sacco, perché bisogna andare a sinistra verso il fairway per poi ritornare verso destra, verso il green. Hai comunque un sacco d'acqua che entra in gioco, a seconda dei vari livelli di gioco può essere veramente ostica. Gira. Allora, questo è un colpo iper a giro, ha leggermente sfiorato le piante sopra in alto. Ha girato tanto, ti direi, ha girato così tanto che a un certo punto la palla non stava più neanche quasi andando avanti. Sì, è andata praticamente solo di lato, quindi hai perso un po' di potenza, diciamo, nel andare in avanti. Questo è abbastanza classico del colpo fatto apposta, del colpo tagliato. Lo taglio apposta. Il problema è che bisogna anche conoscersi e sapere quanta eventuale distanza si va a perdere se andiamo a fare un colpo che non è nostro, in modo tale che quando poi ci dovrà succedere in gara, in campo, sappiamo già quanti metri andiamo a perdere. Ora Gigi, tocca a te. E invece per te Gigi la scelta cade su colpo alto. A ma passare per alto sopra quegli alberi. Bravo. Bisogna passare sopra a quei pioppi alti un po' meno di 30 metri, 28 metri di altezza, a 200 metri dal green, sono quei pioppi là. Qui, a 200 metri da qui. Da qui. Sì. Quindi a 200 metri di distanza la tua palla deve essere ancora 30 metri d'altezza per aria, allora, almeno. C'è un problema, che nella scelta abbiamo deciso che devo tirare il drive però. Sì. Perché in realtà siamo al limite, io forse avrei tirato il legno 3. Però vogliamo provare il drive, quindi allora intanto ti molto alto perché devo cercare di farla andare alta, voglio stare dietro la palla, e poi impugno un filino più corto per avere un po' più di controllo e per togliere qualche miglio di testa del bastone, perché il rischio è che posso andare decisamente dietro. Dobbiamo cercare di tirare piano per non andare oltre green, siamo a questi livelli. Ti devo insultare. Ah, era soltanto per farti sentire un po'. Esatto, così. Sarà adesso o dopo? Questo colpo è un colpo che G hai nelle corde, parte alta, appena a destra, molto alta, ma molto alta, non si è chiusa, strano, è rimasto un po' sul lato destro, però probabilmente è ancora in una zona buona là sul lato destro. Sì, secondo me non è malaccio, qui a sinistra c'è l'out, mentre a destra c'è un po' di campo in più, facciamo che l'ho fatto per quello. Facciamo che comunque le piante le hai passate di quasi il doppio dell'altezza. Ma era tanto più alta delle piante. Bastava meno, Gigi. Esagerazione. C'è un bancherino a 30 metri dal green. Preso. E sfrondando mi hai preso il bancherino. Quindi adesso proviamo una cosa un po' particolare, che in realtà è una scelta ragionevole in questa situazione, sì. Ma non è quella che avresti scelto. Ti tu dico qui, cosa da qui avrei cosa fatto avresti io? Fatto? Io avrei usato forse lo stesso bastone, quindi un pitch o addirittura un ferro 9, avrei giocato un explosion, ovvero faccio il bastone aperta, prendo la sabbia, uso il fatto che è un bastone con non tanto loft per riuscire a siamo a questi spannometricamente 35 metri dall'asta, con in mezzo però una conca e il green comincia praticamente dove vedete l'asta, quindi è decisamente un colpo non facile. Avresti fatto praticamente lo stesso colpo di un'uscita dal bunker normale, ma con un bastone molto più aperto, più chiuso, che mi dava un po' più di slancio. Ma abbiamo scelto per questa posizione di provare a fare un colpo a correre. Quindi una specie di scuzzo? Uno scuzzettino. Ok, quindi la sponda non è particolarmente alta, quindi si presta. Hai scelto un pitch. Un pitch. Io dovrei so darmi che avrei abbastanza loft da volare, ma non un colpo che poi mi si ferma lì. Io lì forse sulla avrei salita. Scelto addirittura un 9 o un 8 al limite, quindi rischiando un po' di più sulla sponda. E l'idea è comunque che la palla ovviamente tocchi decisamente prima e poi scivoli via. Devi rimbalzare sulla salita. Qui la difficoltà è
Bravo, bene, che colpo. Stoppa. Che colpo bellissimo. Ha battuto sulla salita, ha fatto la corsa sul green e poi è scivolata leggermente dietro. Scivolata appena dietro. Quindi il forse avant green. Dei colpi che non siamo abituati a fare è riuscire a controllare il colpo. Quindi io da qui più o meno sapevo quanta forza mi serviva per fare l'explosion, ma questo colpo non lo gioco quasi mai e quindi sono dovuto andare un po' a sensazione. In questo caso la sensazione mi ha portato a tirare un po' troppo forte. E come voleva si dimostrare, mi si è aperta, quindi sono un po' a destra, ma soprattutto è un po' lunga. Vabbè, allora, sono sotto le piante. Qui il colpo più logico, ovviamente, che avrei fatto è un colpetto molto basso, forse con un 8, addirittura un 7. A prendere sbattere la sponda, il bump and run. Bump and run, esatto. Una bella spondata, salta un po' e poi mi scivola. La stai molto lunga, eh. Ma in questo caso invece ci farai il colpo agreste. Vai, vado di colpo agreste, B. Sei definizione pronto? Di colpo agreste è un colpo che ci siamo inventati noi, un colpo che deve prendere le foglie della pianta e giocato alla perfezione. Vai, scivola, scivola, è rimasta brava, solo appena, appena corta. Appena, un colpo che sfrutta il fatto che le foglie possono rallentare leggermente il volo della palla. Qui era palese che ci fossero quasi solo foglie, pochissimo rischio di prendere rami, quello in alto che si così vede. Ho potuto giocare un 50 gradi, ok, che è un pochino più facilotto perché io poi fra l'altro faccio fatica a tenere la palla bassa. Ho lasciato andare, sapevo che la palla mi sarebbe passata più o meno là in mezzo, sfrondando ha rallentato, ma io gli ho potuto dare una bella roncola, così almeno sai. Uno dei problemi principali su sti colpi è che cerchi rallenti perché hai paura di andare lungo. Invece qui, sapendo che frenava, gli ho dato una bella botta. Questo è un colpo che può tornare utile quando nella zona qui davanti, invece di esserci libero, magari c'era un bunker. E quindi dovevamo per forza alzare la palla, ma dovevamo avere anche qualcosa che, sì, che ce la facesse frenare. Qua nella fattispecie c'è un bunker d'erba, cioè c'è un avvallamento d'erba. Beh, che comunque non sarebbe stato simpatico finirci e il bump and run rischiava di incastrarsi là dentro. Quindi tutto sommato, ottima esecuzione, ci sta. Bella di rastrello. Te l'ha frenata, non so se è un bene o un male, Benny. Sai che no, avrei preferito mille volte la palla dentro al bunker. Allora, in questo caso bisogna rimuovere il rastrello, ostruzione movibile. Se la palla dovesse muoversi, si deve ripiazzare senza nessuna penalità. In questo caso la palla è rimasta lì e okay, via andare. Allora, ti dico che in questa situazione io la farei scelta più logica. Questo colpo. Sì, impugnatura estremamente corta e un pendolino. Poco più di un pat, fatto con un piccettino, un 52 gradi. E da lì. Ricordatevi nel caso di dargli decisamente più forte perché si rallenta di brutto l'esecuzione. La leva corta non aiuta. E per trovare l'altezza di dove impugnare basta solo appoggiare il bastone in zona palla, magari un po' lontano per evitare il rischio di spostarla, stendere le braccia e dove arrivano abbiamo l'impugnatura giusta. Ma perché oggi dobbiamo fare colpi un po' più speciali del solito, già questo proprio normale non sarebbe stato. Mi giochi il colpo da mancino? Da mancino. Mamma mia. Bene, sì. Questo è un colpo che va praticato, va allenato, soprattutto per quando siamo vicino alle piante. Qui oltretutto tra essere da mancino è anche la palla più bassa dei piedi, cioè abbiamo una serie di difficoltà notevoli. Che mano! Corta, troppo backspin! No, ma bellissimo, B, veramente tanta roba. Colpo da mancino si può scegliere se grippare da mancino o nel caso di colpi corti addirittura grippare normale e lasciare andare il colpo. Un trucco: quando giriamo il bastone, quando ruotiamo il bastone di 180 gradi per tirare la palla tenderà ad andare verso la direzione di dove puntano i groove. Ah, quindi con le righe del bastone possiamo darci un'ottima direzione di dove partire la palla. Quindi quello è quello che ci dice se siamo puntati bene o no. Il primo bastone che faremo targato B2G lo faremo con le linee anche verticali, così con almeno le linee solo verticali. Ma no, così dai tanto effetto laterale ma poco backspin. Può essere un bastone bellissimo, intelligente. Pat per il birdie per Gigi, pat per il par per me. Proprio pat no, cioè facciamo rotolare la palla per il par e per il birdie, ma in realtà abbiamo deciso di
simulare come se avessimo perso, dimenticato sul green precedente o rotto il putt. E quindi sapete, probabilmente se avete visto già qualche video, che a me piace molto pattare, allenarti con, e mi alleno con la lama del sand, quindi era troppo facile e ho pensato di optare per un ferro 3, quindi okay, il ferro più chiuso che ho in sacca. Che era troppo facile pattare un putt da 6 metri in pendenza sinistra-destra con la lama del sand. Esatto. Certo. Vabbè, ma perché lo faccio già, cioè quello lo alleno un pochino. Ah, beh, quindi giusto, giusto. Era un po' fuori dall'idea della sfida. E quindi quindi ferro lungo per te, ma lo giochi tipo chip? Ci sto pensando, perché la lama è decisamente chiusa, quindi potrebbe starci di tirare tipo chip. Praticamente lo shaft è lungo, io che sono nano, cioè c'ho lo shaft praticamente un belly putt, vedi, mi sta esattamente che però non si può usare, non si può ancorare. No, comunque è che devi disancorare la pancia a sto punto. Dai, provo a prenderla con la faccia del bastone, non con la lama. L'idea è giusta, è solo un filino corta. Mi è rimasta corta. Un filo corta. La paura era quella che poteva partirmi una bomba e io, che poi non amo pattare alla rovescia, ho tirato una mozzarella. E quindi Benny, a questo punto, invece che non pratica mai il putt con la lama del sand, lama del pitch. Provo, perché il pitch è la lama un po' più dritta tra tutti i wedge, è meno tondato, quindi se anche dovessi prendere un po' fuori centro magari mi sto un po' più dritta in linea. Mi non sei lo tecnico, so. Mi sei super tecnico. Concentrati a cercare di colpire l'equatore della palla. Allora, difficilissimo. Pat per il par e... No, corto! No, anche tu cortina! Corto! Non si può rimanere corto tutte le volte che ho pattato col pitch. Mi hai lasciato questa porta aperta tutte le volte che hai parlato col pitch, cioè mai. Esatto. No, bellissimo. Soprattutto a me fa morire, perché tu, che comunque sei uno che attacca, comunque quando hai una roba strana in mano ti viene il braccino. Non mi son fidato. Quindi adesso, Gigi, ricordati, no braccino, ok? Sempre con la faccia del bastone. Pura formalità per Gigi. Bravo, mamma mia, centro buca. Il putt col putt mi cago addosso. Meglio con ferro 3. Usa anche tu un ferro 3 per imbucare questi putt super difficili che ti fanno venire il cagotto. Ferro 3 a €19,99 nei migliori negozi. B2G 136 all'asta, par 3, tra l'altro con l'acqua davanti, l'acqua a destra e l'acqua a sinistra. Una roba da... Questo si chiama target hole, ovvero buca bersaglio dove bisogna fare il colpo giusto, se no si va in acqua. Molto allora, semplice. Teoricamente avrei giocato un 9 o un ottino morbido, ok? C'è un filo d'aria contro e quindi complice l'aria contro, non è vero, ma solo per fare un colpo un po' special mi gioco un ferro 6 schiacciatello, perché l'idea è tenere una palla molto bassa, quasi come se fossi sotto gli alberi. Come vedete, idea. Siamo a due ferri di potenza in più. Due e mezzo, quasi tre, sì. E palla bassa. Vento contro la palla bassa vanno d'accordo. Questo è un ottimo colpo da imparare per quando si è sotto le piante oppure quando c'è un po' di vento. Molto ben giocato. Pancettino appena basso. Bomba forse. No? E invece spinneggia. Quanto spin? Sì, è andata soltanto appena sul bordo del green a destra, però... mi è piaciuto. Ecco, questo per esempio è un colpo che so che dovrei praticare di più, perché al di là del sotto gli alberi, ma anche dai tee di partenza o quando comunque la buca lo permette, ogni tanto fare dei colpi un pochino più a mezzo servizio, morbidi. E bassini, a volte potrebbe essere un vantaggio. Io invece sempre a bomba per aria, ecco, questo è veramente ottimo per la pratica. Benny, a te. Mi metto qui con la pianta davanti? No, per dove devo far partire la palla. Questa palla te la gioco in mega gancio. Turbo gancio. Faccio partire la palla. Là, in centro lago, dove ci sono i piopponi di destra, mega effetto verso sinistra. Ferro 8 per me. Questo colpo che serve per allenare quelle situazioni dove ci serve proprio tantissimo effetto da dare alla palla e riuscire a rimettere la palla in campo, magari anche tirare verso un green. Nel mio caso
appunto completamente le linee del corpo verso destra, chiudo. Ah, proprio me la fai a super gancione. Sì. Ah, non avevo capito che addirittura volevi usare tanto. Certo. Allora, ci sta. Chiaramente anche questo come pratica va bene. Forse, ecco, non è un colpo che capita spesso da tirare dai tee di partenza, ma ti dirò che in molti campi ho notato che alcune buche, soprattutto quelle un po' più corte, i par 3 più corti, hanno... Mamma mia quanto gira! Mamma mia quanto gira! Mamma mia quanto gira! Grande Benny! Vabbè! Sai che è quasi asta? E molti campi... Quasi asta, quasi toccando la pianta laggiù. Pazzesco! Molti campi, soprattutto quelli storici nel bosco, dentro i boschi, ogni tanto capita che dal tee di partenza non hai perfettamente sempre la visuale, quindi magari non così ganciosa o sliceosa, però può capitare nel secondo colpo al green, tipo dei par 4 o dei par 5, di avere magari un piccolo dogleg, la palla che si è messa nel lato stretto del dogleg, e dobbiamo far girare la palla tanto, e lì bisogna imparare a capire quanto riusciamo a farla girare e quanto invece il bastone è troppo chiuso o troppo aperto dall'altra parte. Diciamo che per qui prenderlo. Per esempio una cosa che ti ha aiutato tanto è che tu già giochi con un effetto di quel tipo, e avevo anche la palla sul tee che mi permetteva di concentrarmi, esatto, un po' meno sull'impatto e di più sul volo, però tanta roba ci sta. Oh. Okay. Lì Gigi, palle in avant green per un facile pattino, massimo un piccolo chip. Ma Benny si è ricordato una cosa. Vi racconto questa storia. Mannaggia, ero bambino, te. Open d'Italia, non mi ricordo dove, ero troppo piccolo per ricordarmelo, e c'era questo energumeno svedese, norvegese, che nella zona di allenamento si stava allenando a fare dei lobboni dall'avant green con l'obiettivo Tanto vado. Di non rovinare l'avant green, quindi si stava allenando a far passare il bastone esattamente sotto la palla. Bello! Quasi stoffa della bandiera. Solo appena lungo, ma scivolato perfettamente con un segno minimo, proprio soltanto del bounce, che ha lavorato perfettamente sotto la palla. Allenarsi a saper far lavorare il bounce, quindi a gestire l'angolo d'attacco che non sia, in questo caso, né troppo verticale né troppo ascendente, quindi non essere perfettamente, né tirare una clavata e né arrivare da sotto, no, cioè soprattutto cercare di, se la cerchi di alzare fai dei top che arbascio. E in questo caso Gigi, bravo, tanta roba, andiamo sul green. Se sei figo alzi un pitch. Questo è il nuovo slogan per sensibilizzare i giocatori, perché se hai fatto un bel colpo stai molto probabilmente alzando un pitch, perché hai preso il green. Se per caso arrivi in green e non c'è il tuo pitch, cercane un altro e alzalo. Se non ne trovi, vuol dire che tutti quelli che ti hanno giocato davanti sono dei veri golfisti, e visto che a noi piace essere dei veri golfisti, alziamo il pitch. A quel punto magari se qualcuno ci vede da lontano può anche dire: ma che bravo quello lì che ha preso il green di volo alla 6, anche se magari stiamo alzando quello di un altro. Ci sta. Ok, pat per il bevdi, come dicono i signori del golf, è un bevdi. Che signori del golf conosci che parlano così? Scusa Gigi, ma non lo so, mi è uscito così. Qui teoricamente uno dice: vabbè, patti normale? No, Benny, mi patti a mani rovesciate rispetto al tuo, cioè tu già giochi a pat con le patti e mannaggia con le mani rovesciate. Quindi mi sono rovesciato anche le parole. Devo giocare dritto. Esatto. A questo punto ti dirò di più. Prova a giocare pencil grip. Pencil! Proviamo a vedere se ho un minimo di controllo. Che tra l'altro di tutti i grip che ti ho visto provare è l'unico con cui non hai mai giocato più di un tot. Perché faccio super schifo. L'hai solo provecchiato, perché tanto provare si prova tutto. A me lavora male la mano sinistra, mentre quella destra è un buon controllo. Qui la destra praticamente non fa nulla. Dovresti fare pencil mancino. Allora, se sbaglio questo pat, cosa improbabile, che se sbaglio questo pat, il prossimo te lo gioco pencil mancino, che non so neanche se esiste. E intanto io devo inventarmi qualcosa di quel pat dopo, perché è veramente un po' andata lunga.
Mamma mia, che bello, B. Io ci comincerei a ragionare. Magari la tua mano sinistra è diventata migliore nel tempo. Però va bene, fammi il tap-in con il pencil mancino, va bene. Il pencil mancino, perché siamo curiosi a questo punto, lo voglio vedere. Stappa pure, perché per me dopo è fuori. Che cosa fa un grip pencil? Toglie un po' di pressione a una mano, a quella che impugna a pencil. Il problema è che così di solito dovrebbe spingere. No, è bellissimo. Qua, tira. No, bellissimo. Potrei mancare. Guarda, te la do. Qua. Comunque, chiaramente è data, ma facci vedere un pat con un grip del genere. È scomodissimo. Una mano vuole spingere e l'altra tira. Bene, ma non benissimo. Però porta a casa un buon par che io metto a casa e vediamo cosa combini tu. Benny, scusami, metto in casa un tee. Tasca, non casa. Ma io abito dentro le mie tasche. Sono capienti. Allora, dimmi cosa vuoi che faccia con allora, questo grip. Tu a hai pattato spesso grip normale, grip pencil. Sì. A sto punto direi per te mani rovesciate. Oh, è ingiocabile per me a mani rovesciate. Palese. Uno, non ho zero sensibilità, ma zero. Mi si muove leggermente più dritto, quello sì, sì ma però zero non sai sensibilità. Dove. Ti si muove zero. Dritto, ma non sai in che direzione. Esatto. Mannaggia. Allora, mi metto qui a godermi questo pat per il par da un 4 metri e mezzo, quasi 5. Non ci sono grosse pendenze. Parte dritta. No, no, invece cala. Ha scartato. Fine. Sai che non l'avrei ma mai no. detto. L'avrei data come... Allora, a questo punto, questo pat qui, fammelo con il grip alla Langer. Ancorando il bastone a un braccio. Così? Esatto. Vabbè, non serve, lo sai, vero? Perché però ci piaceva finire così. Così, giusto per. Va bene. Caspita, mi hai recuperato la buca di prima. Torniamo di nuovo pari, mannaggetta. Tutto sull'ultima ci giochiamo, B, lo sai che questa sfida l'ho pensata solo ed esclusivamente perché volevo vederti tirare un... Stinger alla Tiger Woods. Quindi in modalità Stinger, e a sto punto doppio Stinger e ci giochiamo una bevuta sullo Stinger più bello, quello che parte più basso. Quindi qui sotto nei commenti scrivete chi avrà fatto lo Stinger più bello. Se non sapete cos'è lo Stinger, andate a rivedere il video sullo Stinger che abbiamo fatto ormai decenni fa. In generale, proiettile basso tipo missile che sta sotto il vento a terra e corre tanto. Io lo faccio con legno 3. Questa è una buca dogleg par 5. Si gioca verso quell'alberone che si vede là in fondo, tendenzialmente con un piccolo fade, oppure si fa partire già leggermente più a destra se si ha però una palla che vola abbastanza alta. Nel caso dello Stinger la palla vola bassa e quindi di conseguenza la linea. Benny invece no. Mi fa linea aggressiva a destra. Vola! Mamma mia, avevo appena finito di spiegare che lì solo con un colpo alto. In realtà c'è da dire che non mi è partito proprio stingeroso basso, che mi si è aperto un po' la faccia del bastone, questo è stato un po' di loft ed è volata. Benny, quindi ti mi dico sa... che mi basta fare una roncola mi per sa che nel voto questa... bevuta perché questo finire. Era uno stinger per modo di dire, soprattutto per te che sei molto bravo a tenere la palla bassa. Mi aspettavo veramente una rasoiata praticamente a sventrapapere. Volevo quello sventrapapere. Ma ho fatto slice. Stinger a Tiger Woods! Col passetto mi è rimasta soltanto quanta un filo roba. Troppo a sinistra, ma Benny, ma non ho mai tirato un colpo così basso in vita mia. Ferretto 3 e pedalare qui sotto nei commenti. Ma guarda che vi vedo, guarda che ti sto vedendo. Chi stai scrivendo? Ma Gigi, scrivo anch'io, Gigi. Strategia per questa buca, drive ferro al green. Questo raga non l'ho scelto io, ha deciso lui, io prendo quel che viene, ma vabbè, drive da terra abbiamo fatto anche un sacco di video, abbiamo visto che io a confronto il legno 3 mi va nettamente meglio, però... Ma scusa, era una buca da drive ferro lungo, hai già fatto il ferro lungo, tira il drive e sei in green. Hai ragione, hai ragione, mi piace, l'abbiamo semplicemente invertita. Siamo a un 240 al green, forse sta pela corta, 235, ma comunque... Un raga, ancora importantissimo. Tiro una roncola leggermente a sinistra e poi la cerco di far tornare, che è il mio. Poi da terra, sai, non è proprio che ci abbiamo il tee. Vediamo. Qui la cosa più pericolosa è che potrebbe partire capon. No.
vai, fallo scivolare bene per terra e via andare. Wow! Benny! È dritta! Ma Benny! No. Benny! Ma il colpo più bello che t'ho visto tirare ever! Benny! Sta... Guarda dove rotola! Non andare lunga! Frena! Spin! Come G. quelli fighi! G! Spin! Spin! Scusa, scusa. Voglio complimentarmi con te in diretta per l'esecuzione di questo colpo che era sontuoso. Benny, ci sto ripensando. Quasi quasi gioco dei drive da terra da adesso in poi. Prossima anche dal T. Prossima volta strategia di questa buca, ferro, stinger e drive. Ci sta, ci sta. B, sei riuscito a prendere... Allora, intanto hai fatto un colpo che non era quello che dovevi fare, perché no. Hai fatto uno stinger che non era uno stinger. Un stinger che volava e è riuscito a passare un po' in mezzo alle frasche. È passato sopra delle piante che... dove saresti dovuto andare a mezza altezza della pianta, e va bene. Ho e sei riuscito l'angolo. A prendere un punto del fairway TR. Interiore riparazione sì. Per acqua occasionale e tutta la zona è TR, quindi in teoria... si droppa la palla fuori dal TR senza penalità entro un bastone dal punto più vicino a dove si trova la palla. Ma questo allora, dobbiamo ammettere, io avevo detto beh droppa e poi mi invento un colpo strano da farti fare, ma lui no, ha detto, ha visto qualcosa. Già che c'è il TR giochiamo dal TR, tanto si può. Una frase del passato diceva che si impara di più da un'ora di fango che non da una giornata di pratica. Cheat Ben Hogan. Quindi io sono Ben Assi, direi che non posso che seguire le sue questa, indicazioni. Secondo me sono quanti cavolo di video abbiamo fatto? 700 e passa video che non vedevi l'ora di dire. Volevo arrivare nel Ben Hogan, Ben Assi. Se ci sei riuscito dopo solo più di 5 anni, quasi 6 anni e 700-800 video. Dopo sta cagata la prendo in punta e la mando là, te lo dico. Va bene, dai, allora, io intanto ti ricordo che patto per l'eagle dopo aver giocato un drive al green che ha preso l'imboccatura tra due bunker, ho fatto un colpo Benny che me ne vado via che sono ma, alto cioè, 2,20 metri. Bellissimo, bellissimo, colpo shot of vabbè, the year. Raccontaci invece tu come ti giostri questo colpo, sei a 188 metri dall'asta. Dall'asta, vado di legnetto 5 che è appena troppo lungo per me ma... il lie della palla non mi consentirà di tirare a tutta manetta. Uso un legno anche perché consente di scivolare un po' meglio sotto la palla, quindi dovessi fare un po' di flappettina o un po' di suola per farla volare. Anche un po' di piante davanti mi costringono a un leggero cut di sinistra a destra. Questa è solo una questione di non impastarsi per arrivare in green tutto coperto di fango. L'obiettivo è quello quindi lì. Quindi una specie di pancia scivolare con il legno tagliato in fade dalla... nuda terra così per esempio. No vabbè Benny, no vabbè, no vabbè, oh, quasi solo quasi buca di volo appena, solo appena troppo spin laterale club drop. Vabbè, due putt per l'eagle da questa distanza manco se la giochi a normali. Benny, ma in che film? 1 2 3, cioè hai messo una palla a 3 metri e 1 2 3 4 con il drive da terra. Niente, Ben Hogan si è sentito preso in causa, ha detto aspetta un attimo. Allora, che... per me non mi frega niente come finisce, abbiamo vinto facile, io adesso me ne vado a bere, mi pago la bevuta da solo perché sono bravo. E Ben Hogan e Ben Assi, se vengono a bere con me sono solo contento. Va bene, allora per... giustizia, dato che praticamente stiamo giocando tutto su questi ultimi putt, abbiamo deciso che questi putt li giochiamo normali con il putt. Dai, con... il putt che decide la sfida, dai, quindi putt normale, grippato normale, tirato normale. Quindi Gigi, tu corto. La guffata finale. Ok, ok. Putt per l'eagle. Leggerissima discesa, ma non tanto. Vai, 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 ma come on. E adesso a te, adesso ma a te. Ma che cacchio di tre ho fatto su un par 5? Senza senso. No, posso matti. Farlo, però piano, aspetta. No, 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 no ma io sono basso, quindi... club drop. Allora, putt per l'eagle, anche per B, è il putt per pareggiare le ultime buche. Queste cavolo, tre buche cioè... è un putt che pesa perché
è il pat che decide non solo queste tre buche, ma anche tutte le 18. Non hai sbagliato un pat a questa distanza per tutte 18 le buche. La gufata. No, non era proprio una gufata, dai. No, guardalo! Ed è dentro! Double goal! Niente, tu eri gufo, è impossibile gufarti, impossibile. Bim, che colpi ci sono usciti. No, vabbè. Ah, ma spettacolo. Allora, incredibile come ultimamente noi non stiamo giocando tanto, quando poi comincia a cercare i colpi un po' più champagne, in qualche modo, secondo me, riusciamo a concentrarci talmente meglio di quanto non riusciamo a fare quando andiamo a tirare un colpo più stock, più normale, e per assurdo ci vengono quasi meglio questi che non i colpi normali. Oggi direi molto meglio. Oggi, come giochiamo oggi facilmente. E beh, insomma, allora, modi di praticare in generale sono fondamentali e ognuno dovrebbe trovarsi un po' il suo per andare a ottimizzare quelle parti in cui si è un po' più carenti, ma senza mai dimenticare anche di aiutare anche le parti in cui si è forti a rimanere una parte predominante e dove ci si può appoggiare quando magari si è un pochino più a rischio, non ci si sente tanto bene, fare colpi che ci vengono facili. Quindi allenare tanto il nostro colpo stock e altrettanto quei colpi un po' diversi o quei modi di giocare un po' diversi che ci possono aiutare a fare quel piccolo gradino. Ci permettono di affilare il nostro gioco, certo. Renderlo un po' più incisivo dove serve e un po' più sicuro dove abbiamo bisogno di sicurezza. Ci sta. Beh, bene, super divertente come al tanta solito, roba, tanta roba. Bellissimi colpi, hai vinto la bevuta. Ci sta. Solo per i colpi che hai fatto hai vinto la bevuta. Va bene, io me la prendo volentieri, la seconda te la offro io e ci sta.